Buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento in memoria di Claude Shannon. È un evento per il centenario dalla nascita di questo grande matematico che è considerato il padre della teoria dell'informazione. Io sono Marco Valdés, sono coordinatore del progetto VIS, che è il progetto di outreach della Scuola Normale Superiore. Oggi questo evento è realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi, quindi è la prima volta che VIS collabora con il Centro Ennio De Giorgi e ci fa molto piacere. E tra l'altro l'evento è sponsorizzato da Unicredit, che ha anche delle collaborazioni avviate con la Scuola Normale. L'evento di oggi appunto è in onore di Claude Shannon, il centenario della nascita. In particolare mi faceva notare il professor Marmi che l'evento è in concomitanza con l'Internet Day, come probabilmente saprete, avrete sentito, e tuttavia appunto Internet probabilmente non esisterebbe se non fosse per Shannon. Shannon è stato un personaggio molto importante per tantissime ricerche che ha svolto, un personaggio eclettico, un giocoliere, un grande scacchista, famoso perché scriveva gli articoli dettandoli praticamente senza neanche dover scrivere brutte copie, quindi un personaggio, diciamo, uno dei grandi geni del Novecento, e le sue ricerche sono fondamentali per tutta una serie di campi, dalla matematica finanziaria alla matematica legata alle scommesse, appunto alla teoria dell'informazione, alla crittografia e così via. Quindi sono tutti aspetti che oggi, con una serie di brevi interventi non troppo tecnici, mi è stato promesso che ci sarà al massimo un'equazione per ogni intervento, questi aspetti appunto verranno spiegati in modo, diciamo, non tecnico. E il programma di oggi prevede 6 brevi interventi di 20 minuti l'uno. Ce ne saranno 3 dalle 4 da adesso fino alle 5, poi ci sarà un breve coffee break qui nella sala di fronte, nella sala del Gran Priore, e poi in chiusura alle 6 e mezzo, dopo le 6 e mezzo, ci sarà un aperitivo al Cinema Arsenale, diciamo c'è una seconda parte dell'evento che si svolge al Cinema Arsenale, ci sarà prima un aperitivo a partire dalle 7 e mezza e poi la proiezione di un film, il film 21, che tratta proprio di una serie di ricercatori dell'MIT che, sfruttando le formule di Shannon, hanno sbancato casinò di tutto il mondo. E, appunto, tutto questo sarà offerto, cioè è gratuito, diciamo, per i partecipanti. E, qui ci sono dei voucher per chi volesse partecipare all'aperitivo, dopo, prima del coffee break o alla fine della conferenza, potrà ritirare questo voucher che appunto dà il diritto appunto all'aperitivo all'Arsenale. E, adesso lascio la parola al professor Marmi per introdurre la conferenza. Sì, grazie, ma giusto una parola per spiegare, per avere l'occasione di dire che questa giornata in onore di Shannon, al quale effettivamente si deve, credo, la rivoluzione digitale, cioè va ben oltre ancora l'Internet Day, penso che sia inimmaginabile tutta la rivoluzione digitale che stiamo vivendo senza quello che è stato fatto da lui. È anche centrale nella collaborazione che si è instaurata da quasi 2 anni tra il gruppo di ricerca e sviluppo di Unicredit, che oggi è rappresentato da Marcello Paris, che siede là e che farà il primo intervento dopo l'intervallo, insieme all'attività in corso alla scuola in 3 settori che sono i sistemi dinamici, la finanza matematica e l'informazione, in particolare l'informazione quantistica. È una collaborazione che va avanti da 2 anni, che ha già portato svariati assegnisti qui alla scuola, che speriamo si sviluppi, e che ha in questa giornata di oggi una prima manifestazione pubblica rivolta non a specialisti ma al grande pubblico. Tutto qui. La seconda cosa, sono molto contento, seconda giacchetta come a nome del Centro De Giorgi, che ci sia questa collaborazione con VIS. Il Centro De Giorgi ha una tradizione di divulgazione matematica, che è nata col centro stesso nel 2002-2003, che si è interrotto alcuni anni fa, ha organizzato a volte delle conferenze, questa è la prima cosa che facciamo insieme a VIS, spero che ce ne saranno altre su altri temi. Basta. Visto che ho il microfono in mano, sono felicissimo di presentare il più sconosciuto degli speaker di oggi, che è Marco Malvaldi, dove naturalmente
il quale qui, a dispetto della, come dire, delle interferenze politiche e a volte anche mediche, è un grande scrittore, uno scienziato e un amico. Sono molto contento di iniziare con Marco. Prego. Grazie. Allora, sì, io ho... Grazie a tutti e buongiorno e benvenuti a questo primo breve talk, dove praticamente parleremo di chi è Claude Shannon e dello spirito che animava Claude Shannon. E per parlare di Shannon, credo che la cosa migliore sia descrivervi una sua creazione, una sua invenzione. Si può proprio parlare di questo, un oggetto molto particolare, la self-consistent machine, altrimenti detta ultimate machine, altrimenti nota come completely useless machine. La ultimate machine, come la chiamava Shannon, era una scatola di legno che aveva un singolo interruttore. Il singolo interruttore era capace di assumere due posizioni, on e off. Chiaramente veniva fornita in posizione off. E se l'utente metteva l'interruttore in posizione on, succedeva una sola cosa: la scatola si apriva. Dalla scatola, dal coperchio, usciva una mano meccanica che metteva l'interruttore in posizione off, spegnendo la macchina, dopodiché rientrava nella scatola e la chiudeva. Tutto qua. Ultimate machine. Scopo di questa macchina? Apparentemente inutile, però... A questo punto, in puro spirito Shannon, io mi chiedo: che cos'è un oggetto apparentemente completamente inutile? Io vorrei qui mostrarvi qualche esempio di oggetto inutile e farvi una piccola domanda, chiedervi quale di questi oggetti, ce n'è uno solo dei quattro che vi mostrerò, è inutile secondo Shannon. Useremo questa terminologia. Il primo oggetto che vediamo è il seguente. Scusate. Il primo oggetto che vediamo è il seguente. Un magnifico e sembrerebbe facile. Un magnifico ombrello di cemento. Un oggetto, siamo d'accordo, inutile, inutilizzabile. Perfetto. Andiamo con il secondo oggetto completamente inutile. Il secondo oggetto completamente inutile è questo. Ah, sotto. Capisco, meraviglioso, sotto. Ci riusciremo? Non ci riusciremo mai? Eccolo qua, il secondo oggetto completamente inutile, un meraviglioso calice spinato. Proviamo con il terzo oggetto completamente inutile, si accettano scommesse anche qui in puro spirito Shannon se la cosa funzionerà o meno, non funziona, infatti. Proviamo con il terzo oggetto completamente inutile, non credo che non ci sia bisogno di spiegare perché nel 2016 questo oggetto è di scarsa utilità, e infine passiamo al quarto oggetto completamente inutile. Quale di questi oggetti è inutile secondo Shannon per la classificazione che abbiamo appena dato? Rispondo io per voi. L'annaffiatoio. Ho cercato in rete la foto di una ciabatta elettrica connessa con se stessa, ma purtroppo non sono riuscito a trovarla. Ma il concetto è questo: esattamente come la Ultimate Machine, l'annaffiatoio che riversa acqua su se stesso è un oggetto ciclico. Presenta un ciclo chiuso. Non è possibile il passaggio o la processazione di informazione all'interno di questo ciclo. Anche il Parlamento europeo non scherza, però non è un singolo ciclo, sono più, diciamo, molti loop autoconsistenti. Quindi a questo punto, perché iniziare a parlare di Shannon parlando di oggetti assolutamente inutili in modo giocoso? Prima di tutto, appunto, per la figura che era Shannon. Shannon era, diciamo così, un mattacchione, era un notevole giocoliere. Ci sono diversi filmati in rete
che lo ritraggono mentre tiene in equilibrio palle, piatti e altre cose. Usava spostarsi per i corridoi del MIT in monociclo. Questo causava vari allarmi fra gli utenti del MIT. Uno studente della scuola normale circa 20 anni fa, Lorenzo Perna, ha tentato di fare la stessa cosa. Gli hanno rubato il monociclo dopo un mese circa, più o meno, per la salute pubblica. Quindi Shannon era un, diciamo così, giocherellone, e attraverso i giochi si può capire molto del modo in cui Shannon si approcciava ai problemi. E il primo problema per cui Shannon è noto è principalmente la nascita della teoria dell'informazione, che ha alcune caratteristiche che a Shannon stesso sarebbero piaciuti. Se chiedete a una qualsiasi persona come si intitola il seminal paper, l'articolo fondamentale di Shannon sulla teoria dell'informazione, il 99% delle persone vi dirà che si intitola A Mathematical Theory of Information. Titolo importante, concreto e sbagliato, perché il titolo è A Mathematical Theory of Communication. È un concetto piuttosto diverso. Ma per capire cos'era l'informazione secondo Shannon, chiediamoci questo. Facciamo questo gioco, prendiamo una moneta e lanciamola in aria. Quanti risultati possibili ci sono? Dai, è facile, siamo alla normale, via. Due. Qualcuno azzarda a dire due, meraviglioso. O testa o croce. Quindi se io lancio una moneta in aria e viene testa o croce, ho diciamo acquisito una certa informazione, ho a che fare con una moneta con due facce. Ma se io lancio questa moneta e questa moneta cade di taglio, ho acquisito un'informazione decisamente più significativa. Ho a che fare con una moneta a due facce presumibilmente truccata o comunque non troppo equilibrata. È successo qualcosa che mi ha causato una notevole sorpresa. Sorpresa è proprio il termine che usa Shannon per definire la quantità di informazione. Secondo Shannon, la quantità di informazione, non il significato dell'informazione, attenzione, la quantità di informazione contenuta in un messaggio è in qualche modo proporzionale, monotonamente crescente, con la sorpresa che il messaggio stesso genera. Per capire meglio questo concetto, pensiamo a questo. Se voi sentite un bestemmione pauroso, che significato, che quantità di informazione, meglio, scusatemi, attribuite a questa interiezione? Che probabilità c'è che sia successo qualcosa di veramente importante? Dipende. Se chi ha proferito il bestemmione è uno scaricatore di porto livornese, faccio un esempio a caso, si immagina che questa esclamazione debba avvenire piuttosto di frequente, che sia una cosa piuttosto usuale. Ma se lo stesso bestemmione lo dicesse Umberto Eco, oggi la cosa sarebbe molto molto sorprendente, ma qualche mese fa sarebbe stata comunque abbastanza sorprendente. Perché? Per quale motivo Umberto Eco, che conosce appunto, conosceva tutte le parole che ci sono sul vocabolario, anche qualcuna che non c'era ancora, doveva usare una bestemmia? Se usava una bestemmia vuol dire che è successo qualcosa di veramente fuori dal comune. Ecco che lo stesso oggetto, lo stesso termine, lo stesso simbolo, a seconda di chi lo dice, assume una quantità, ci fornisce una quantità di informazione diversa. Umberto Eco, che ha a disposizione una quantità sterminata di messaggi, sceglie proprio quello. La cosa ha la sua importanza. Non possiamo ignorarla. Quindi la quantità di informazione è proporzionale, è direttamente crescente con la sorpresa che un dato messaggio genera. Quantità e non significato. Questo è un qualcosa di molto importante. Dopo Vittorio e Fabrizio ci spiegheranno nel dettaglio, con una sola equazione, come è stato promesso, però lunga 3 chilometri, che cosa questo significhi.
E questo è il primo contributo di Shannon a quella che è stata, diciamo così, la rivoluzione digitale. Il secondo contributo va ironicamente un po' nella direzione opposta, perché abbiamo appena detto maggiori sono i simboli di cui disponiamo, maggiori sono le parole, più ampio è il vocabolario di cui noi disponiamo, maggiore è l'informazione che possiamo, la quantità di informazione che possiamo convogliare con un singolo messaggio. Quindi, quanti simboli servono per trasmettere tutta l'informazione che noi esseri umani in migliaia e migliaia di anni abbiamo accumulato, a partire dalla Bibbia? Beh, lo stesso Shannon lo spiegava in modo biblico, dicendo: sia il vostro parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. È un passo della Bibbia che spiegava quello che è stato uno dei risultati più importanti di Claude Shannon, il dimostrare attraverso dei circuiti che con due soli simboli, 0 e 1, acceso e spento, si poteva realizzare in modo completo l'algebra di Boole su un qualsiasi circuito. Quindi l'algebra di Boole si può realizzare solo attraverso due simboli, 0 o 1, acceso o spento. E attraverso due simboli, 0 o 1, acceso o spento, noi possiamo trasmettere e scrivere ogni particolare messaggio che vogliamo e che riusciamo a produrre. Tutti noi oggi lo sappiamo. Con un codice binario possiamo trasmettere qualsiasi cosa vogliamo. Anche attraverso un canale rumoroso? Anche attraverso un canale che fa degli errori? Sì. Shannon lo dimostrerà, dimostrerà quanto e in che modo questa cosa si può fare. Ci ha pensato quindi Shannon per primo alla possibilità di trasmettere un messaggio attraverso due soli simboli e un canale rumoroso? No. Come ci spiegherà dopo Fabrizio Lillo, l'idea originale è venuta da alcuni popoli dell'Africa centrale che usavano uno strumento tecnologicamente un pochino meno sofisticato dei transistor, i bonghi, non sto scherzando, ma che sono riusciti comunque a ottenere questo rimarchevole risultato. Il terzo contributo di Shannon alla rivoluzione digitale è stato quello della crittografia. Shannon è considerato il padre della crittografia matematica e chiunque di voi abbia in tasca uno di quei simpatici oggetti che generano codici random per appunto codificare messaggi con la propria banca può ringraziare in primis proprio Claude Shannon per questo, un qualcosa quindi di incredibilmente utile. Eppure io ho scelto di introdurre questa giornata su Shannon proprio parlando di oggetti inutili. Perché? Finisco raccontandovi una storiella che ha a che fare con un genio che, contrariamente a Shannon, di matematica ne sapeva abbastanza poca, cioè Michael Faraday. Perché un giorno Michael Faraday, che è appunto caso rarissimo di genio, di grandissimo scienziato che la matematica non la padroneggiava, riceve la visita nel suo laboratorio di Sir Henry Gladstone, primo ministro d'Inghilterra, nel laboratorio nel quale Faraday sta compiendo i suoi esperimenti sull'elettricità e il magnetismo. E Gladstone è diciamo, un politico, quindi è abituato a fare domande e fa una domanda da politico a Faraday e chiede: scusi, Sir, appena diventato Sir, ma a che cosa serve l'elettricità? E Faraday ci pensa un attimo e dice: ma signor primo ministro, non saprei, a che cosa serve un neonato? Attimo di pausa, poi guarda Gladstone e dice: una di una cosa sono sicuro, Sir, un giorno ci metterete una tassa sopra. La cosa si è realizzata. Chiedersi a che cosa serve un dato oggetto è una domanda mal posta. Un oggetto è inutile? Bisogna vedere innanzitutto se a che cosa
è utile. Se un oggetto può, un oggetto può essere classificato inutile solo se non serve assolutamente a niente. Un bambino dal punto di vista, un bambino che gioca a pallone dal punto di vista, che so, dello Stato e dell'Agenzia della Contabilità dello Stato non serve a niente, non produce prodotto interno lordo, non fattura, non emette ricevuta, almeno finché è un bambino, poi diventerà un ventenne, giocherà in Serie A e se non porta i soldi in Svizzera potrà essere tassato anche lui. Però che cosa fa quel bambino mentre gioca? Sviluppa dei complessi schemi cerebrali che gli permettono di costruire attraverso inferenze bayesiane in che modo una palla descrive una traiettoria nello spazio e quindi poter essere in grado di prevedere il futuro di quella traiettoria. Quando va a calciare un rigore inizia a costruire quella serie di complesse strategie che gli permetteranno un giorno di capire che dovrà tirare prevalentemente, ma non sempre, da una parte e fronteggerà un portiere che si butterà prevalentemente, ma non sempre, da una parte, realizzando così un magnifico equilibrio di Nash, un equilibrio in cui vengono massimizzati i possibili guadagni di entrambi i contendenti. Tutto questo senza conoscere la matematica, senza nemmeno conoscere il teorema del punto fisso di Kakutani, lo fa semplicemente con una palla e con alcuni compagni di gioco. Giocare è uno dei modi migliori, probabilmente il modo migliore che abbiamo noi esseri umani per capire la realtà che ci sta intorno, e questa cosa Claude Shannon l'aveva capita molto bene. Per questo motivo iniziamo questa giornata così. Molti delle invenzioni, delle scoperte, dei teoremi che vedrete sono nati appunto da giochi, da ragionamenti fatti sul gioco. E questo è il modo migliore, secondo me, per ricordare la memoria di Claude Eugène Shannon. Grazie e buona continuazione. Si vede? Eccoci, buongiorno, buonasera. È un piacere per me essere qua a presentare sicuramente il mio talk dal titolo più strano, diciamo, che abbia mai prodotto, e spero nei minuti che ho di spiegarvi perché ho scelto questo titolo e qual è la connessione in qualche modo con la giornata che andiamo a celebrare. Per far questo, quello che voglio fare oggi è raccontare, cercando di semplificare il più possibile, quello che è stato il più importante, probabilmente, contributo dei tanti che ha menzionato Marco, di Shannon alla comprensione della comunicazione e dell'informazione. La domanda che Shannon si è posto è il problema di misurare l'informazione. È possibile misurare l'informazione? È possibile dire sostanzialmente se un testo, una musica, un video, quello che volete voi, contiene più informazione di un altro. E tutto ciò, notate bene, come ha menzionato Marco, a prescindere dal contenuto. Quindi il contenuto non deve entrare in qualche modo all'interno della nostra misura dell'informazione, ma deve semplicemente deve essere possibile in qualche modo misurare l'informazione di un testo. Quindi sostanzialmente avere una bilancia che pesa in qualche modo, che il libro di sinistra contiene più informazione dei tre libri sulla destra. Tutto ciò sembra abbastanza paradossale da un certo punto di vista, ma come ha menzionato Marco poco fa, la chiave per capire l'intuizione di Shannon è quella di utilizzare il concetto di sorpresa. Cioè la sorpresa è una misura dell'informazione. Se un testo ci dà un messaggio, ci dà molta sorpresa, in qualche modo questa contiene più informazione.
capite subito che il concetto di sorpresa, da un certo punto di vista, è legato anche al concetto di prevedere in qualche modo quello che succederà. Cioè, se io sono in grado, come l'esempio del bestemmione fatto poco fa da Marco, se io sono in grado di prevedere quello che succederà nel futuro, quello che prevedo succede, probabilmente questo porta a poca informazione. Quindi in qualche modo tutto ciò si collega naturalmente col problema del prevedere, indovinare in qualche modo quello che succederà mano a mano che un testo rilascia parte della sua informazione. Naturalmente questo è un concetto molto complesso e va in qualche modo semplificato, come spesso si fa in matematica, cercando di considerare un esempio giocattolo, si potrebbe dire, che una volta sviscerato può essere generalizzato a situazioni più complicate. L'esempio giocattolo che voglio presentarvi è un esempio in cui abbiamo due macchine, possiamo pensarle come testi che sono composti da quattro tipi diversi di lettere, A, B, C e D, e la differenza tra queste due macchine che producono simboli è che nella prima macchina questi simboli avvengono con uguale probabilità, cioè c'è un quarto di A, un quarto di B, un quarto di C, un quarto di D, e nella seconda macchina invece c'è una preponderanza di A, un po' meno di B e poi ancora meno di C e di D. E quella domanda che ci vogliamo chiedere, naturalmente qui non c'è nessun contenuto in questi testi, no? Quello che ci vogliamo chiedere è quale di queste due macchine contiene più informazione, come possiamo porci questa domanda, okay? E come misuriamo l'informazione che è contenuta. Qual è l'idea di Shannon? L'idea di Shannon, l'abbiamo detto, è la sorpresa rispetto a indovinare quale sarà il prossimo simbolo che verrà generato dal nostro testo. E l'idea di Shannon è che l'informazione è il numero minimo di domande con risposta sì o no, ok, le risposte binarie di cui si parlava poco fa, che sono necessarie per indovinare il prossimo simbolo. Okay? E il numero di domande, che io la risposta naturalmente può essere solo sì o no, che devo fare per poter indovinare qual è il prossimo simbolo, non è altro che il numero di bit, un termine che sicuramente tutti conoscete, per simbolo del messaggio. In qualche modo questo è simile a un gioco che probabilmente alcuni di voi conoscono, che si chiama Akinator, che è un gioco, un'app, come volete voi, in cui dovete indovinare un personaggio, lui vi fa delle domande sempre binarie, e voi date risposta sì e no, e dopo un certo numero di domande, sostanzialmente, quasi sempre, sorprendentemente, dopo un numero piccolo di domande, l'algoritmo riesce a indovinare il personaggio che voi avete pensato. Allora, torniamo al problema delle due macchine e consideriamo la prima macchina. Ragionando brevemente ci si rende conto che nel caso della macchina 1 la maniera più efficiente in qualche modo per indovinare il prossimo simbolo è una tipica strategia che divide in due le varie possibilità. Cioè, in una prima domanda chiedete il prossimo simbolo è A o B. Se la risposta è sì, continuate sul ramo di sinistra e chiedete è un A, se la risposta è sì avete trovato un A. In ogni caso, se dovete fare sempre esattamente due domande per ogni simbolo per indovinare quale sarà il prossimo simbolo. Quindi vuol dire che se avete un testo lungo 100 caratteri, esattamente in questo caso, dovete fare esattamente 200 domande per riuscire a indovinare tutti i simboli che vengono via via generati. Nel caso della macchina 2 le cose sono leggermente diverse, perché nel caso della macchina 2 io so che la A è molto più probabile degli altri simboli. Quindi un piccolo ragionamento ci fa capire che la strategia migliore è in qualche modo quella di cominciare a chiedere se è una A, perché A è l'evento più probabile. Una volta che ho chiesto l'A, se è sì, naturalmente ho finito, mi basta una domanda, se no proseguo, rimangono B, C e D. B è più probabile di C e D, quindi mi conviene chiedere se il prossimo simbolo è una B. Se sì ho finito, altrimenti posso chiedere se è C. In totale il numero di domande che devo fare dipende dal simbolo. Se è una A mi basterà un simbolo, se è una B me ne servono due, se è una C o una D me ne servono tre, ma le A sono molto più abbondanti rispetto alle C o alle D. Quante domande dovrò fare per riuscire a indovinare, in media naturalmente, perché dipende dal caso per caso, quante domande devo fare per indovinare il prossimo simbolo? Allora, abbiamo visto che dipende dal numero dalla lettera che esce, quindi una domanda per la A, due domande per la B e tre domande per la C o la D. Un semplice conto ci fa vedere che il 50% delle volte ci serve una domanda, il 25% ce ne serve due, il 12,5 3 e l'altro 12,5 pure 3. In media ci serviranno 1,75 domande. Quindi se io ho un testo lungo 100 caratteri, qualche volta me ne basta uno, qualche volta me ne servono due, qualche volta me ne servono tre, alla fine avrò bisogno di 175 domande, mentre nella macchina 1 avevo bisogno di 200 domande. Quindi il numero di domande che devo fare qui è minore,
Ok, quindi sostanzialmente la macchina 1 richiede al minimo 2 domande per simbolo, la macchina 2 richiede 1,75 domande per simbolo. La macchina 2 quindi produce meno sorpresa, perché io ho bisogno di meno domande. Se io so che sicuramente il prossimo simbolo è una A, naturalmente non c'è nessuna sorpresa, quindi nessuna informazione. Quindi collegando il concetto di sorpresa con il concetto di informazione, possiamo dire che la macchina 2 produce meno informazione della macchina 1, che è sorprendente se ci pensate, perché la macchina 1 è quella che genera più impredicibilità in qualche modo. Ciononostante è anche quella che genera più informazione tra le due. C'è una storia molto probabilmente fasulla, anzi sicuramente fasulla, di Shannon, che quando realizzò questa maniera di misurare l'informazione chiese consiglio a von Neumann, altro matematico estremamente importante e famoso, chiedendogli un consiglio su come chiamare questa grandezza che aveva inventato per misurare l'informazione, e von Neumann gli avrebbe detto di chiamarla entropia, perché è un termine che tanto nessuno capisce veramente che cosa vuol dire, e quindi sicuramente avrebbe avuto un enorme successo, come in effetti è successo. Probabilmente la storia è fasulla e ci sono dei motivi più profondi che non è il caso di trattare qui, per spiegare perché questa misura viene chiamata entropia, che è un termine che magari qualcuno di voi dalla scuola ricorda con orrore. L'entropia però in questo contesto è una cosa estremamente semplice, perché l'entropia è il numero medio di domande sì-no, cioè con risposta sì-no, che devo fare per indovinare il simbolo, come in Akinator, esattamente come in Akinator. Questa è l'unica formula, se riuscite a vederla, che cercherò di mettere, la devo mettere perché è la formula che, date le probabilità delle varie lettere, mi permette di calcolare quant'è l'entropia, quindi di ottenere 2 nel caso della macchina 1 e 1,75 nel caso della macchina 2. Non ha importanza se diciamo la capite o non la capite, la dovevo mettere, in qualche modo era un must, insomma, andava messa per forza di cose. Torniamo un attimo al problema delle due macchine. Le due macchine sono diverse, una produce più informazione e una produce meno informazione. In qualche modo la macchina che produce meno informazione possiamo pensare che è ridondante, cioè che produce una quantità di simboli eccessivi rispetto al messaggio, in qualche modo, che può essere codificato. E questo concetto di ridondanza può essere quantificato in maniera più precisa andando a fare il confronto tra l'entropia, quindi il numero di bit per simbolo 2 della macchina 1 e quello della macchina 2. E possiamo dire che la macchina 2 ha una ridondanza che è il 12,5% in più rispetto alla macchina 1. Vi chiedete, cioè, qual è il motivo per cui sto ponendo questa domanda? Perché una volta che noi abbiamo capito che possiamo misurare la ridondanza di un testo, di un messaggio, possiamo cominciare a farci delle domande che adesso esulano da questo esempio molto elementare, diciamo, delle due lettere, e cominciano a diventare delle domande forse più interessanti. Per esempio, qual è la ridondanza della lingua, in questo caso inglese, perché ho usato le statistiche della lingua inglese, ma qual è la ridondanza della lingua italiana? Okay? Quanta ridondanza c'è in un testo e quanta ridondanza possiamo eliminare? Beh, se noi immaginassimo che le lettere sono tutte equiprobabili, un po' come nella macchina 1, un conto molto semplice ci permetterebbe di dire che il numero di domande che devo fare è 4,7, vi risparmio il conto, 4,7 bit per lettera. Però vi rendete subito conto che questo non è corretto, perché voi sapete che in un testo, in una qualunque lingua, le lettere non sono equiprobabili. Alcune lettere sono molto probabili, altre sono meno probabili. Quindi siamo la lingua italiana, qualunque lingua in realtà, è molto più simile alla macchina 2 come produttore di informazione rispetto alla macchina 1. Quindi possiamo migliorare la nostra stima dell'informazione guardando a, dubito che riuscirete a leggere, ma quella è la distribuzione della frequenza, le frequenze delle lettere nella lingua inglese. La E compare, diciamo, il 13% delle volte, e non so, la J compare l'1% delle volte. Quindi chiaramente nel nostro linguaggio quello che facciamo è usare delle lettere con frequenze molto diverse. Quindi se vogliamo indovinare la prossima lettera di un testo, non dobbiamo fare il numero di domande che dicevo prima, ma un po' meno, dobbiamo fare grosso modo 4 domande per lettera. È vero? È corretto? Se io vi do un testo e vi dico di indovinare, e ve lo tronco, e vi dico di indovinare quale sarà la prossima lettera, davvero vi servono 4 domande?
In realtà non è così, e questo è un altro dei contributi, diciamo, di Shannon, oltre alla teoria della matematica della comunicazione. Non so cosa è successo. Ecco, grazie. Che ci dice che se io voglio indovinare, io vi do un testo, lo tronco, qua ci sono tre esempi, e vi dico, provate a indovinare qual è la prossima lettera. Beh, se io usassi le frequenze che ho visto prima, domani è Pascu, beh, sicuramente non ci sarà una consonante, perché dopo in italiano, dopo Q, c'è una vocale. Mi bastano due domande, probabilmente per indovinare quale vocale ci va, non me ne servono quattro. Se io vi dico, in questa terra sei uno str, potete pensare, diciamo, quello che volete, ma chiaramente il numero di domande che dovete fare per indovinare magari straniero è un numero molto inferiore, perché dopo str evidentemente va una vocale. Più interessante è il terzo caso, no? In cui c'è uno spazio, qui gatta C, io posso utilizzare qui adesso non più le correlazioni tra le lettere, ma le correlazioni tra parole, e io mi immagino che dopo gatta C verrà cova, perché in italiano è un modo di dire. Quindi, nuovamente, senza sapere nulla del significato, ma semplicemente usando, come dire, le correlazioni tra le parole, posso indovinare quale sarà la lettera successiva, quindi posso misurare qual è l'informazione di questo testo. Però a questo punto posso fare dei modelli matematici che mi permettono di fare questa cosa, o posso fare un'altra cosa molto più semplice, che tra l'altro quello che fece Shannon nel suo paper. Io qui ho scritto un testo, ho preso un testo, scusate, di circa 500 caratteri, e ho eliminato il 90% delle lettere. Probabilmente, anzi sicuramente, a meno che qualcuno di voi non è veramente molto molto lungimirante, è molto difficile riuscire a capire qualunque cosa da questo testo. Quindi chiaramente eliminare il 90% delle lettere vuol dire effettivamente distruggere il testo. Se adesso io ne elimino il 70%, qualcosa, ma per me no, ma insomma magari c'è scritto era, c'è una parola era che compare, quindi io comincio a vedere qualche cosa apparire in questo testo. È interessante vedere che se adesso io elimino il 50% dei caratteri, adesso le cose diventano molto più chiare, quindi comunque metà del testo non c'è. Ciononostante gran parte del testo si comincia a vedere. Matti probabilmente sarà mattino, mattina, ovemb sarà novembre, not sarà notte, nevica per caso è venuto fuori come tutta la parola. Quindi veramente con un po' di sforzo si può fare un gioco di enigmistica e indovinare qual è il testo e realizzare che quindi, un po' usando degli aspetti della grammatica italiana, un po' usando le correlazioni tra le parole, si può indovinare il testo. E quindi che in realtà la lingua italiana ha una ridondanza, grosso modo, adesso si può fare una cosa più precisa, del 50%, quindi è enormemente ridondante. Il 50% dei simboli che noi usiamo per esprimere il linguaggio sono non necessari, grosso modo. Se miglioro, naturalmente, con 30% la cosa diventa ancora più chiara, con 10% per cento diventa sostanzialmente intellegibile, e questo è il testo che tra l'altro è l'incipit, si è citato Umberto Eco, è l'incipit del nome della rosa da cui ho tratto questa cosa. Questo esperimento è esattamente l'esperimento che fece Shannon quando realizzò che misurare la ridondanza era possibile facendo questo esperimento di cancellare, ma chiaramente è una cosa che non può essere fatta in maniera algoritmica, ci vuole l'intelligenza di qualcuno che legge il testo a cui lui aveva cancellato, come dire, le lettere, e dire prova un po' a indovinare che c'è scritto e vedere quant'è il livello di ridondanza della lingua. Chi era questo qualcuno? Era la moglie, poverina, che diciamo è stata costretta, diciamo, da Shannon a indovinare testi su testi su testi, tanto che poi alla fine nel ringraziamento del paper, diciamo, Shannon ringrazia Mrs. Mary Shannon per l'aiuto nel lavoro sperimentale, quindi effettivamente che tutto questo lavoro di fargli vedere dei testi. Ok, abbiamo capito che possiamo misurare la ridondanza, ma perché la ridondanza è importante? Ok, questo, scusate, prima di dire questo, mi preme, diciamo, a questo punto svelare, se qualcuno non fosse chiaro, qual era il motivo del titolo che ho scelto, che in realtà è ispirato a una poesia di un poeta americano che si chiamava, perché è morto, James Merrill, che leggete qui, dove naturalmente le prime due frasi sono un testo inglese a cui sono stati sottratti delle parole, e quindi nella stessa maniera con cui ho fatto nel titolo. Allora, vorrei concludere, diciamo, con due esempi che vi fanno capire perché misurare la ridondanza, quindi l'informazione
di un testo o di qualunque sorgente di informazione è importante. Il primo esempio che vi voglio fare è l'esempio legato alla codifica, e qui è un esempio storico, se volete, molto prima di Shannon. Questo è Samuel Morse, inventore del telegrafo, che oltre ad aver inventato il telegrafo ha inventato il codice Morse. Ma come ha fatto Morse a scegliere l'accoppiata tra lettere e punti e linee? Molto prima di Shannon Morse capì che lui alcune lettere le avrebbe codificate con delle stringhe lunghe di punti e linee, in altre poteva usare molto meno. Come poteva fare questo abbinamento? Capì che l'idea intelligente era usare un codice breve per le lettere frequenti e un codice lungo per le lettere poco frequenti. In questa maniera uno minimizza in qualche modo la lunghezza del messaggio ed evita naturalmente errori, costi e così via. Però in quella fase chiaramente non era possibile fare delle misure, o forse lui non aveva voglia di farlo, insomma, della frequenza delle lettere così come vi ho mostrato. Quindi quello che fece, insieme al suo collaboratore Weil, fu di andare alla tipografia del giornale locale nel New Jersey dove lui si trovava, andare alla tipografia, una volta almeno si usavano le lettere di metallo, e c'erano le casse con le varie lettere. Lui pesò le casse e si accorse che c'erano 20.000 e c'erano soltanto 200 Z, perché la E è molto più frequente, molto più frequentemente utilizzata in un testo inglese, e la Z è molto poco usata. E quindi dal peso delle casse inferì la frequenza delle lettere e con questo costruì il codice Morse. E se guardate il lavoro che fece, non era niente male. Sopra vedete il codice Morse in punte e linee che tutti conoscete, sotto quello che vedete è un grafico in cui ciascun punto è una lettera, sull'asse delle ascisse c'è la lunghezza del codice Morse e sull'asse delle Y c'è la frequenza delle lettere. La lettera più frequente in inglese è la E, e infatti la E viene codificata con un punto. La lettera meno frequente è la Q e viene rappresentata, non la trovo, e viene rappresentata con linea, linea, punto, linea. Ma chi se ne importa, la Q verrà usata una volta ogni 200 lettere, ok? E in effetti se guardate i punti come stanno, a parte la O, non so perché, i punti stanno effettivamente ben disposti su questa linea. Quindi effettivamente fu in grado di misurare la ridondanza delle lettere e utilizzarle per la codifica. E questa è una cosa che tuttora viene utilizzata in una enorme quantità di situazioni in cui si deve codificare un messaggio, e la codifica ottimale si ottiene, grazie a un teorema provato da Shannon, esattamente utilizzando il concetto di ridondanza. Il secondo esempio che vi voglio portare è un esempio che aveva accennato Marco, è l'esempio dei tamburi parlanti. Voi sapete che alcuni popoli riescono a parlare con i tamburi, il tam-tam fondamentalmente, che se ci pensate riuscire a comunicare a distanza, pensando che non abbiano inventato naturalmente un alfabeto Morse, è una cosa molto, molto complessa. Com'è possibile che questi popoli riuscissero a parlare con i tamburi? Beh, la chiave per capire questa cosa è capire che gran parte delle lingue subsahariane sono delle lingue tonali. Lingue tonali vuol dire che il significato di una parola dipende dall'accento che viene utilizzato. L'esempio tipico, l'esempio cinese, ma, che a secondo di come viene pronunciato può voler dire madre o insultare oppure canapa oppure qualunque altra cosa. Quindi il tono chiaramente convoglia informazione, cosa che in italiano non è sempre vero, a meno che uno non voglia dire a qualcuno, voglia mandare a quel paese qualcuno, no? E quindi sostanzialmente in un tamburo come questo, variando la tensione della membrana, si possono pronunciare diversi suoni in qualche modo, si può parlare. Questo è un tamburo che viene utilizzato per parlare, non per cantare. Volevo farvi vedere un video, ma non ho il tempo di farlo vedere, in cui il suonatore in realtà è un parlatore, un poeta che picchiando dice qualche cosa e la gente capisce quello che lui dice. Com'è possibile che la gente riesca a capire tutto ciò? Ci sono due problemi. Il primo problema chiaramente è che suoni simili vengano scambiati e fraintesi, magari ma e na sono molto simili in qualche modo. E il secondo, particolarmente vero in una comunicazione a distanza come il tam-tam nella giungla, evidentemente che è un canale di trasmissione estremamente rumoroso, ci sono gli animali sotto, c'è il vento, e quindi c'è il rischio che questo messaggio che viene mandato con il tam-tam arrivi disturbato o venga frainteso all'arrivo. E questo fraintendimento può essere molto, molto significativo. Questo è un esempio preso
da un bel libro di James Gleick, in cui sostanzialmente questa parola Lambaka Boili, pronunciata con dei certi accenti che non provo nemmeno a fare, vuol dire guardò la riva del fiume. La stessa frase pronunciata con accenti di tipo diversi vuol dire bollì sua suocera. Capite che, come dire, sbagliare l'accento o sbagliare generare delle incomprensioni può creare, come dire, dei problemi non indifferenti. Qual è la soluzione a questo problema? Il problema dell'incomprensione, il problema del rumore di fondo che non ci permette di comunicare. La soluzione è la ridondanza. Se io voglio comunicare una cosa con un canale rumoroso o imperfetto, quello che faccio è genero un testo ridondante. Voglio generare la parola luna, non dico luna se non provo a farlo nel dialetto africano, ma invece di dire luna dico la luna che guarda verso la terra, e anche se luna viene percepito male, il fatto che c'è che guarda verso la terra mi permette di capire che sto parlando di luna e non di un'altra cosa. Posso fare lo stesso se il canale è ancora più rumoroso o c'è ancora più ambiguità, io posso aumentare naturalmente il testo, invece di guerra dire la guerra che ci fa stare attenti sulle imboscate. E quindi il tam tam, sostanzialmente gli africani, come diceva Marco, avevano capito questo concetto di ridondanza e comunicavano attraverso i tam tam generando dei testi ridondanti molto probabilmente soprattutto semanticamente, in maniera tale da evitare l'incomprensione, le gravi incomprensioni che potevano succedere. Naturalmente non c'è limite alla ridondanza che si può utilizzare, se non vi leggo nemmeno questo esempio, nel senso se il canale è particolarmente rumoroso, c'è tanti animali nella giungla, o ci sono tante parole simili che hanno suoni simili, quello che devo fare è aumentare la ridondanza e generare un testo sempre più ridondante. Questa cosa mi permette di risolvere il problema di due problemi fondamentalmente, no? Il problema della ridondanza che ci permette di parlare quando siamo in una festa con molto rumore, però riusciamo lo stesso a capirci. Questa cosa ci permette di fare questa operazione quando il canale di trasmissione è un canale rumoroso. Quando il canale non è rumoroso, non abbiamo bisogno di farlo. E giovani, dovrei dire, visto che sono anche non più giovane o diversamente giovane, i giovani hanno capito questa cosa. E quando il canale è poco rumoroso, cosa fanno? Abbreviano i testi, riducono la ridondanza del testo. Si mandano dei messaggi in cui la ridondanza viene eliminata esattamente perché non è necessaria da un certo punto di vista, a meno che poi naturalmente c'è il problema della comprensione effettivamente di quello che veramente volevo dire, ma questa è un'altra storia. E il povero Dante naturalmente strabuzza gli occhi. Ok, questo è tutto, diciamo, questo è Shannon che fa il giocoliere. Volevo giusto dirvi le tre cose che sono la conclusione, in qualche modo, che spero portiate a casa come messaggio di questo mio intervento. Il primo è che la sorpresa di un messaggio è la misura della sua informazione. Quindi l'informazione si misura con la sorpresa. L'entropia, termine diciamo che spaventa tutti, è di fatto non è altro che il numero di domande sì e no per indovinare il prossimo simbolo, come Akinator. Okay? Se volete pensare all'entropia, pensate ad Akinator. Infine, la ridondanza è una risorsa. La ridondanza della lingua è una risorsa, il nostro linguaggio si è sviluppato per poter comunicare in contesti rumorosi, io sono nascosto, il mio amico è nascosto in un altro cespuglio, dobbiamo comunicare e capirci, e quindi abbiamo sviluppato un linguaggio ridondante, non ottimale se il canale di comunicazione fosse perfetto, ma purtroppo viviamo in canali di comunicazione non perfetti. La ridondanza ci aiuta a codificare, come ha fatto Morse, e ci protegge dal rumore. Vi lascio con la domanda di dove sta il significato, vi ricordo l'esempio del gatta C, e poi cova. Lì, diciamo, io posso indovinare cova anche scrivendo un programma al computer che guarda tutti i testi che sono stati scritti in italiano e vedranno che in tutti i testi scritti in italiano dopo gatta C quasi sempre c'è cova. E ciononostante io quel cova da uomo lo metterei perché do un significato alla cosa. Il computer invece lo dà guardando soltanto alla frequenza di quante volte le persone hanno usato nel passato quella cosa. Quindi il significato in qualche modo si confonde con la frequenza con cui certe associazioni di simboli vengono rappresentati nella nostra lingua. Grazie e lascio la parola.
Grazie a Fabrizio Lillo, adesso parla Vittorio Giovannetti. Ah, sì. Buonasera, adesso sta a me dirvi qualcosa sulla comunicazione, o almeno sul contributo che Shannon ha fatto in questo settore. Allora, premetto subito che io non sono un semiologo, non sono un glottologo, non sono nemmeno un matematico, sono un fisico teorico e come tale dovrei occuparmi di come funzionano le cose, di come la materia sta insieme, di come evolve, non si sente? Si sente. Perfetto. Problemi di comunicazione, appunto. Dovrei occuparmi di tutta una serie di questioni che apparentemente hanno poco a che fare con il processo del comunicare. E sicuramente non è chiaro perché un fisico debba in qualche maniera occuparsi di questo problema. E spero tuttavia che alla fine di questi 20 minuti in cui vi presenterò le mie cose, forse questo dubbio verrà risolto. Allora, tanto per cominciare, fatemi dire che in ciò che noi vedremo a breve, studieremo un modello di canale di comunicazione che è estremamente semplificato, molto semplificato. In effetti, come scienziati, noi siamo portati a approcciare i problemi in maniera semplificata, no? Abbiamo questo atteggiamento riduzionistico che ci porta a eliminare tutto ciò che è sostanzialmente rilevante. Quindi per me un canale di comunicazione sarà una cosa che più o meno si presenta in questa maniera. Abbiamo dei personaggi, Alice, colei che manda il messaggio, e Bob, colui che lo riceve. Quindi sono dei personaggi che hanno in qualche maniera una qualche necessità di comunicare. E questi personaggi sono caratterizzati dal fatto che in un passato remoto, diciamo, hanno condiviso un qualche tipo di background. Questo tipo di background potrebbe essere semplicemente un vocabolario che hanno condiviso, o più specificamente hanno condiviso delle modalità di comunicazione, dei protocolli. E ovviamente per affrontare il problema della comunicazione essi avranno a disposizione anche un canale che li connette. Cosa sia questo canale sostanzialmente non è importante per il tipo di cosa che vorrei andare a raccontare. È ovviamente un oggetto fisico, in grado di trasmettere segnali da Alice a Bob. Questo oggetto fisico potrebbe essere per esempio l'aria che li separa e i segnali che vengono trasmessi su questo particolare sistema saranno ad esempio onde di pressione, il suono con cui adesso sto comunicando a voi, oppure potrebbe essere il campo elettromagnetico e in quel caso i segnali che Alice usa per comunicare con Bob saranno ad esempio onde radio o impulsi luminosi, o potrebbe essere addirittura un cavo elettrico e in questo caso i segnali sarebbero semplicemente degli impulsi elettrici che si trasmettono da Alice a Bob. Permettetemi anche di dire che appunto nello studiare processi di comunicazione noi, come precedentemente i miei colleghi hanno spiegato, a noi non interessa sapere esattamente cosa questi due personaggi si diranno, okay? Quindi non è tanto importante se Alice usa il canale di comunicazione per mandare un segnale tipo butta la pasta oppure sta in qualche maniera cercando di comunicare a Bob una profonda verità matematica oppure semplicemente sta cercando di mandare un saluto. Il cosa verrà trasmesso da Alice a Bob non rientra nell'analisi del nostro problema. E tuttavia a noi interessa analizzare il processo di trasmissione dei messaggi e capire sostanzialmente come, a prescindere dal contenuto di significato che i messaggi hanno, sia possibile comunicare tra Alice e Bob. Ora, che questo sia un problema importante e di un qualche rilievo non sta a me ovviamente
non devo spendere troppe parole per spiegarne la rilevanza. E tuttavia è interessante capire perché il problema in quanto tale sia non banale. Dov'è la difficoltà dello studiare questo tipo di comunicazione? E per fare questo invoco una legge di natura che tutti voi conoscete sicuramente. La legge di natura è la legge di Murphy. No? La legge di Murphy, che tutti conosciamo, afferma che se c'è qualcosa che potrà andare male, sicuramente andrà male. E contestualizzando questa legge, nel caso particolare dei processi di comunicazione, la legge di Murphy è riconducibile al fatto che quando cerchiamo di comunicare, utilizzare un qualsiasi canale di comunicazione, tipicamente il canale che abbiamo a disposizione è affetto da un rumore di fondo. Un rumore di fondo che disturba, che interferisce con i segnali che Alice sta cercando di mandare Bob. In questo caso Alice voleva comunicare semplicemente l'informazione asso di cuori e Bob purtroppo percepisce questo asso di cuori come un due di picche, con tutte le conseguenze del caso. Quindi è un dato di fatto che i canali di comunicazione con cui noi abbiamo a che fare sono affetti da questo tipo di rumore. Da dove origina questo rumore? Ci sono diverse possibilità. Può originare dal fatto che può essere un rumore che nasce da imperfezioni di carattere tecnologico che sono state introdotte nella realizzazione del canale di trasmissione. Tipicamente sarà un rumore che ha a che fare con l'ambiente esterno, che in qualche maniera interferisce con i segnali che Alice sta mandando a Bob, gli animali che parlano, che fanno rumore mentre appunto qualcuno sta cercando di usare il tam-tam. Oppure potrebbero avere una causa ancora più fondamentale, che ha a che fare con le leggi fisiche che sottendono alla trasmissione di segnali da Alice e Bob. Ad ogni modo, è un dato di fatto che i canali di comunicazione con cui noi abbiamo a che fare tipicamente saranno affetti da rumore. E la domanda che ci dobbiamo fare è, stante questo tipo di problematica, se sia ancora possibile stabilire una connessione tra i nostri due personaggi. Ora, per risolvere questo problema ci sono vari approcci. Esiste un approccio che io chiamo, che a me piace chiamare di tipo hardware. Okay? L'approccio hardware è molto semplice. Ho un canale di comunicazione rumoroso, quello che farò lo reingegnerizzo. Ne costruisco uno migliore. Okay? Lo sostituisco in qualche maniera. E questo ovviamente è un atteggiamento molto legittimo e che sta alla base di qualsiasi progresso tecnologico. Cercare di costruire mezzi di comunicazione sempre più efficienti. E tuttavia questo tipo di soluzione non è particolarmente soddisfacente da un punto di vista concettuale, perché semplicemente sposta il problema. È come se io sostituissi un canale di comunicazione con cui sto lavorando con un altro. Ma questo nuovo canale di comunicazione comunque sarà affetto da qualche tipo di rumore e quindi io il problema in effetti non l'ho risolto alla radice utilizzando soluzioni di tipo hardware. Posso migliorarne le performance, ma non è esattamente quello che a me piacerebbe fare. Esiste un'altra soluzione che io chiamo di tipo software, che è invece la soluzione proposta da Shannon. La soluzione di tipo software ha a che fare con i processi di ridondanza a cui Fabrizio faceva precedentemente riferimento. E l'idea è che per quanto possa essere rumoroso il mio canale di comunicazione, se io continuo a ripetere in qualche maniera il segnale che voglio comunicare, prima o poi Bob finalmente capirà che quel segnale era un asso di cuori, non era un due di picche, e da lì la storia può andare avanti. Quindi ridondanza può essere utile nel risolvere questo problema. Ora, la ridondanza, sostanzialmente, in ultima analisi, consiste nel utilizzare più impulsi, più segnali, per trasmettere uno stesso messaggio. Ed è un pochettino il contraltare di quelli che sono i meccanismi di compressione viceversa Fabrizio aveva presentato precedentemente, in cui cerchiamo di utilizzare un numero minore di simboli per rappresentare una stessa cosa. I due concetti in qualche maniera vanno di pari passo. E comunque, per essere un po' più espliciti, fatemi introdurre un esempio molto pratico. Quindi immaginiamo di essere in una situazione tipo questa. Alice appunto vuole comunicare a Bob i due segnali possibili, asso di cuori e due di picche. Ancora non sappiamo cosa lei deciderà di mandare a Bob, però queste sono le possibilità che lei ha a disposizione e Bob si aspetta di ricevere uno di questi due messaggi. Problema, il canale di comunicazione con cui loro hanno a che fare
è fatto in maniera tale che per qualche processo non meglio specificato a questo livello fa sì che l'asso di cuori, che il segnale che Alice vuole trasmettere a Bob, verrà ricevuto come tale da Bob soltanto nel 90% dei casi, mentre nel 10% dei casi, ad esempio, il segnale verrà frainteso in maniera opposta. Quindi, ad esempio, se Alice manda un asso, Bob soltanto nel 90% dei casi riceverà quell'asso, altrimenti riceverà nel 10% dei casi un 2 di picche. E la stessa cosa accadrebbe se Alice volesse inviare un 2 di picche, Bob nuovamente avrebbe il 90% di probabilità di ricevere quel 2 di picche, e nel 10% dei casi riceverà il segnale opposto. E questo ovviamente è l'origine del rumore, diciamo, è il rumore che caratterizza il canale di trasmissione. In questo caso è un rumore caratterizzato da una probabilità di errore che possiamo quantificare nel 10%. Ovviamente questo è un esempio del tutto semplificato, ma coglie più o meno quello che è la nostra rappresentazione di un canale di trasmissione. Dunque vediamo come una soluzione di tipo software può venire in aiuto ai nostri due attori. Allora, l'idea è: se Alice vuole mandare l'asso di cuori, invece di mandare un singolo impulso che codifichi quell'asso di cuori, manderà 3 impulsi consecutivi. E questa volta, e ognuno di questi impulsi sarà nuovamente rappresenterà esattamente lo stesso segnale. Tipo, per mandare un asso di cuori manderà 3 volte il simbolo che codifica quel segnale. O viceversa, se volesse mandare il 2 di picche, manderebbe 3 volte un segnale che codifica un 2 di picche. Ovviamente, durante il trasferimento di questi segnali da Alice a Bob, il rumore agirà. E ciascuno degli impulsi che lei manda avrà una certa probabilità, il 10% di probabilità, di essere modificato dal rumore. Questo fa sì, come forse riuscite a leggere dalla slide che ho messo lì, che Bob riceverà sostanzialmente tutte le possibili sequenze di assi e 2 di picche, con probabilità che li ho specificato. Quindi, mandando ad esempio 3 assi di cuori, Bob potrebbe ricevere circa nel 70% dei casi effettivamente quei 3 assi, mentre nel 25% dei casi riceverà 2 assi e un picche. Viceversa, con il 2,7% di probabilità riceverà 2 picche e un cuori, e alla fine con lo 0,1% di probabilità riceverà 3 picche, perché in quel caso tutti e 3 i segnali saranno stati corrotti dal rumore del sistema. E ovviamente la stessa cosa si ripresenta nel caso in cui Alice viceversa avesse deciso di comunicare un 2 di picche a Bob, ovviamente mutatis mutandis con le connessioni del caso. Quindi a questo punto Bob si ritrova a dover decidere quale messaggio originalmente Alice voleva inviargli, ricevendo lui ognuno di queste sequenze possibili. Ora, una possibile strategia di decodifica del segnale potrebbe essere la seguente. Bob, sapendo che il canale è tale per cui soltanto nel 10% dei casi modifica il segnale che gli è stato trasferito, potrebbe decidere di interpretare la tripla di simboli che ha ricevuto come se fosse un cuori, nel caso in cui la maggioranza dei simboli che lui riceve corrispondessero effettivamente a un cuori. E viceversa, di interpretare il segnale come un picche se la maggior parte dei simboli che lui riceve sono effettivamente picche. In altre parole, adottare la seguente procedura di decodifica. I primi 4 segnali, quelli in cui aveva o 3 cuori o 2 cuori e una picche, verranno interpretati come un asso di cuori, e gli altri verranno interpretati come un 2 di picche. Okay. Ovviamente questa cosa non risolve completamente il problema, perché anche in questa particolare configurazione esiste sempre una certa probabilità, che nel nostro caso possiamo calcolare nel 2,8%, che il segnale che lei decodifica, che Bob decodifica in questa maniera, sia l'opposto del segnale che Alice voleva inviargli. E tuttavia, nonostante noi non siamo riusciti a ridurre a 0 la probabilità di errore, abbiamo sicuramente migliorato le nostre chance di comunicazione, perché siamo passati da un originale 10% di errore a un 2,8. E ovviamente questo tipo di processo può essere migliorato ulteriormente se aumentiamo la ridondanza. Se invece di mandare 3 simboli per codificare uno stesso messaggio ne usiamo 5 o 7 o 9 e quant'altro, aumentando la ridondanza diminuiremo la probabilità di errore. Ora,
Quindi l'idea che sta alla base di questo approccio è più o meno la seguente. Utilizzando pochi impulsi per codificare molti messaggi, tipicamente la nostra probabilità di errore aumenta, okay? E viceversa, e tuttavia questa cosa ha un costo, perché utilizzare molti impulsi per codificare pochi messaggi è in qualche maniera uno spreco di risorse, e questo ovviamente è un qualcosa che noi dobbiamo in qualche maniera combattere, perché voi immaginate che ogni impulso impiegherà un certo tempo nel trasferirsi da Alice e Bob, quindi la comunicazione richiederà più tempo, richiederà più energia, e l'idea è quella di trovare un giusto equilibrio tra questi due estremi, cioè quindi minimizzare il numero di impulsi che consentano comunque di trasmettere con probabilità di errore basso, e questo è esattamente ciò che Shannon ha fatto nei suoi studi, ha praticamente intuito che esisteva una sorta di giusto equilibrio tra questi due estremi, e a questa sorta di giusto equilibrio oggi noi diamo di capacità di comunicazione del canale. Per capire esattamente di cosa si tratta, introduco la mia unica formula, che è quella, che mi consente di, dato un qualsiasi processo di comunicazione, dato assegnato diciamo il tipo di errore che il canale rappresenta e assegnato un protocollo di comunicazione, mi consente di definire una figura di merito del protocollo che sto utilizzando, ovvero sia il rate del protocollo stesso. Allora, il rate altro non è che il rapporto tra il numero di messaggi che posso trasferire rispetto al numero di impulsi che ho impiegato per assolvere questo compito. E in effetti vedete che nella formula compare il logaritmo in base 2 del numero di messaggi, ma questo è semplicemente una tecnicalità e che ha a che fare con il fatto che la quantità di informazione che noi trasferiamo in un canale la misuriamo in termini di entropia, come diceva precedentemente Fabrizio, e quell'entropia introduce quel logaritmo. Ma non è una questione questa è una questione tecnica su cui possiamo tranquillamente sorvolare. Ad ogni modo, ogni protocollo di comunicazione è caratterizzato da un rate che ne misura l'efficienza. E ovviamente è caratterizzato anche da una probabilità di errore risultante. E noi possiamo plottare il rate per ogni protocollo, il suo rate e la sua probabilità di errore. E l'idea è che maggiore è il rate, cioè più messaggi stiamo mandando a parità di impulsi, maggiore sarà la probabilità di errore, tipicamente, che il protocollo, a cui il protocollo andrà incontro. Quindi la curva che connette in qualche maniera la probabilità di errore di un protocollo con il rate sarà una funzione tipo quella che ho rappresentato lì, che è crescente. All'aumentare del rate la probabilità di errore aumenta e viceversa. Ora, la questione è, a me piacerebbe comunicare, trovare un modo per comunicare in maniera tale da avere zero probabilità di errore. E se io guardo questo tipo di grafico, mi aspetto, o almeno questo era ciò che ci si aspettava prima che Shannon analizzasse il problema in dettaglio, ci si aspetterebbe che per ridurre a zero la probabilità di errore sia necessario operare i nostri canali di comunicazione con rate di comunicazione praticamente nullo. Quindi ridurre il numero di messaggi addirittura a zero, o viceversa codificarli in maniera talmente ridondante che il numero di impulsi che mi servono per trasmettere l'informazione a zero probabilità di errore sia sostanzialmente infinito. Quindi questo era ciò che più o meno ci si aspettava di osservare. Ciò che invece Shannon aveva intuito ed ha dimostrato nei suoi studi è che questo rate di comunicazione, che questa curva, ha un andamento tipo quello che ho rappresentato lì. Cioè esiste un valore critico del rate di trasmissione, che viene chiamato appunto capacità del canale, al di sotto del quale il canale di comunicazione può essere operato sostanzialmente garantendo che la probabilità di errore sia nulla. E questo è appunto il secondo grande risultato forse che Shannon ha introdotto in teoria dell'informazione. Intuire che esisteva questa cosa che si chiamava capacità di un canale. Che cos'è la capacità di un canale? È il rate massimo a cui noi possiamo operare il canale di trasmissione garantendo che la probabilità di errore del segnale sia sostanzialmente nulla. Da che cosa dipende questa capacità? La capacità non dipende dal tipo di messaggio che noi vogliamo inviare, questo l'abbiamo capito. Non dipende neppure dal tipo di codifica che stiamo adottando. In effetti la capacità è una proprietà tipica del canale di comunicazione che prescinde dalle codifiche che sto utilizzando. In altre parole, dal punto di vista pratico, la capacità di un canale è una proprietà che ha a che fare con le proprietà fisiche di trasferimento dei segnali. In altre parole, la capacità è una grandezza fisica, e questo spiega
più o meno, perché un fisico possa essere interessato a studiare questo tipo di processi. Ok, penso che il mio tempo sia più o meno finito, non ho idea se qualcuno ne sta tenendo conto, ma quello che voglio concludere dicendo che quindi come fisico io sono interessato a studiare questa quantità C che posso calcolare per ogni meccanismo di trasferimento di informazione che rappresenta un canale di comunicazione tra i nostri due personaggi. E ovviamente uno può immaginarsi situazioni oltre a caratterizzare la capacità per canali di comunicazione, diciamo, con cui ci confrontiamo quotidianamente, tipo per esempio onde radio, cavi elettrici e quant'altro, esiste la possibilità di andare a studiare esattamente questo tipo di problematica in contesti in cui, esotici, estremamente esotici, in cui come mezzi di trasferimento di informazione non utilizziamo sistemi classici tipo il piccione viaggiatore che ho rappresentato là sopra, ma andiamo a codificare i nostri segnali all'interno di sistemi, diciamo, microscopici, tipo per esempio atomi o fotoni che propagano all'interno di una fibra ottica. E questo porta a studiare esattamente questo tipo di problematiche in situazioni tipo quelle che vedete schematizzate in maniera grafica qua, in cui stiamo immaginando di codificare messaggi utilizzando pochi fotoni di luce e di immagazzinare questa stessa informazione utilizzando quelle che vengono chiamate memorie atomiche. Questa cosa, che sembra un gioco o una provocazione intellettuale, è in effetti alla base di una rivoluzione scientifica che è avvenuta a partire da metà dei secondi anni 90, della seconda metà degli anni 90, 80, scusate, e che ha portato a sviluppare quella che viene chiamata teoria quantistica dell'informazione, o se volete quantum Shannon theory, okay? Quindi è uno studio, un ripensamento di queste idee che Shannon aveva sviluppato, aveva intuito per rappresentare canali di comunicazione tradizionali, applicandole in contesti in cui la fisica dei sistemi che sottintendono al trasferimento di informazione è effettivamente quella descritta dalla più evoluta delle nostre teorie fisiche conosciute, che è appunto la meccanica quantistica. Questo non è un gioco, nel senso, è nato come una provocazione, è nato come una provocazione intellettuale, ma a tutt'oggi sta cominciando a produrre dei risultati tecnologicamente rilevanti. Ci sono esperimenti in cui questi canali quantistici effettivamente sono stati testati, realizzati e sperimentati. E qui vi ho riportato un paio di esempi tipici. Va bene, io direi che il tempo a mia disposizione è terminato, per cui io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Vi lascio al coffee break. Grazie allora a Marco Malvaldi, a Fabrizio Lillo e a Vittorio Giovannetti per questi primi interventi. Quindi questo, ora si è conclusa la prima parte di questo appuntamento e c'è un breve coffee break di, diciamo, un quarto d'ora, 20 minuti prima di ricominciare qui in Sala Azzurra. Dunque, il disclaimer segnala che lavoro in una banca, e l'aspetto però che vorrei svolgere è un aspetto che incide e parte dal lavoro di Shannon in un altro percorso. Marco, Fabrizio, Vittorio hanno parlato di sorpresa, comunicazione come sorpresa, informazione come riconoscimento della sorpresa. E qui c'è qualche volta proprio una situazione in cui ce la vogliamo proprio far apposta, una sorpresa. Parlando di caso, un'espressione italiana che è non a caso, ci dice che insomma un po' ce l'aspettavamo, in qualche maniera vediamo una ragione, una spiegazione, qualche cosa insomma che ci dà l'idea che la frase di cui parlavamo aveva un oggetto un po' dentro il nostro controllo. Oltretutto, tante volte vogliamo tirare una monetina proprio per non voler decidere. Allo stesso tempo però ci sentiremo un po' a disagio, specie se parlerò anche di un aspetto relativo ai mercati finanziari, se pensassimo di vivere in un mondo a caso con un oggetto a caso che ci domini, avremmo difficoltà un po' ad ammettere di interagire alla pari.
Avremmo sempre voglia di spiegarci qualcosa, di utilizzarlo un po' il caso, ad esempio di lanciare una monetina e vedere chi è, quale squadra deve iniziare a battere il calcio d'inizio. Ora, qui il punto di partenza per entrare un po' nella giornata è una convinzione di Shannon, che se avete ormai capito il personaggio, non è strano che sia passato da una convinzione a una sua azione, a un'invenzione. Shannon a un certo punto si convince che è quello di cui forse tutti siamo già convinti, cioè che gli esseri umani non riescono proprio a comportarsi a caso, nemmeno se lo vogliono. Non possono nemmeno simulare di farlo, non potrebbero ingannare nemmeno una macchina. Nemmeno una macchina facile, dovendo indovinare se si dice sì o no, premere un tasto a destra o a sinistra. E quindi nel suo stile era progettare una macchina che poteva anticipare le intenzioni. Quello è lo schema di una sua mind reading machine, che prometteva, dopo chiaramente un po' di esercizio, di poter addirittura indovinare cosa stesse per azionare, diciamo, l'utilizzatore umano, che naturalmente avrebbe tentato di ingannarla in ogni modo, ma difficile per noi. In un certo senso, diciamo, negli stessi anni c'era un pittore, in un certo senso un artista, che provava ad addomesticare la sensazione di aleatorietà con la pittura. Questo ritmo d'autunno è una serie di quadri di fine anni 40, questo del 50, è un pochettino, anche se uno potrebbe essere, diciamo, tentato di trovarci qualcosa di pittorico, in realtà trova un po' uno zeitgeist di quegli anni nella percezione aleatoria. Qui un po' il quadro, che a me piace un sacco, non so, immagino un po' di riportare un po' di ordine nel disordine che ha l'aleatorietà. Quindi qui abbiamo parlato di informazione, di incertezza. Io sposto un po' su ordine e disordine, che sono due cose molto diverse, ma un disordine veramente è una sensazione molto inumana in un qualche senso. Qui adesso butto lì un'immagine sacra, nel senso sembra quasi che il pittore si affronti a dipingere quello che in realtà ci domina, in questo senso lo potrebbe essere. Ora, chiaramente, anche chi suona o suonava il tam-tam aveva presente un cielo stellato, però la convinzione di Shannon è un po' che l'uomo è una macchina per trovare pattern. Non c'è nessuno, nemmeno migliaia di anni fa, che abbia guardato questo, insomma, si sia arreso, abbia detto vabbè, più o meno a caso, non vedo veramente niente, ok, non so cosa dico domani all'imperatore se vinciamo o perdiamo la battaglia. Invece no, ci vuol trovare una spiegazione, ci vuol trovare una forma di controllo. Quindi è un po' correlato a non sapersi comportare a caso la nostra forse tendenza a trovare spiegazioni in ogni cosa che si osserva, fossero diciamo, ecco, immagini specialmente, ma anche suoni. Ora, chiaramente trovare un pattern è anche avere una forma di controllo, in qualche senso dichiararla a se stessi, magari in maniera matematica se ci si riesce. Ma avere una forma di controllo e trovare un pattern significa anche avere una qualche idea di prevedibilità. Non è a caso, insomma, che 2500 anni fa uno voleva sapere se vinceva o no una battaglia che non sarebbe certo dipesa dalle stelle. Ma ecco, rifuggire il disordine è in un qualche senso ammettere che abbiamo un problema con l'aleatorietà. Ora, qui metto una cosa che è di casa da me e in un qualche senso anche altrove, è quello che si chiama un book di cambi, il cambio euro-dollaro, che come le stelle, diciamo, in qualche senso, tutti i giorni ci si presenta in una maniera più o meno strana. Quello che vedete è quello che è disposto a fare ogni attore nel mercato per cambiare dollari in euro. E sono un'attività umana. Attività umana, insomma, diciamo, nessuno non dubiterebbe che genera disordine. I mercati finanziari apparentemente generano disordine, poi allo stesso tempo uno, proprio come sotto le stelle, si sente un po' a disagio a vivere in questo disordine, vorrebbe un minimo controllarlo o provarci. Ora,
il problema, abbiamo parlato di informazione come sorpresa, è estrarre informazione. In che senso possiamo usare questa frase estrarre informazione e riportare quello che lì è a dimensione abbastanza inumana, nessuno sa trarne beneficio da una serie di numeri che viaggiano continuamente, e riportarlo a dimensione umana. Ora, qui c'è un primo punto, non so, magari è semplicemente linguistico, ma quelli sono dati, non sono informazione. I dati ce ne sono tanti, ne avete a chili, ne avete su internet, accendete 100 TV insieme o fate quello che volete, ma l'informazione è un'altra cosa. L'informazione è un po' qualcosa che, vi ricordate, Fabrizio ci ha detto che la misura della sua informazione era a prescindere dal contenuto. Il contenuto è qualcosa di semantico, chi veramente aveva intenzione di dire gatta cicova era un essere umano. Ora, c'è da dubitare, questo un po' è un thread anche originato con Shannon, che i dati possano diventare informazione se non dicono nulla a un essere umano. Ora, qui è tanto per far vivere, diciamo, in tempo reale una sensazione di tanti dati e forse poca informazione. E allo stesso tempo vedere quello che è, diciamo, costruiscono in un certo senso i giochi umani, e il gioco del mercato finanziario è un gioco importante, un gioco partecipato. Ora, perché mai qualcuno dovrebbe trovare analogie tra un oggetto di questo tipo e una monetina? Anzitutto perché pensando che possa essere una monetina si sentirebbe a disagio nelle relazioni politiche, negli investimenti, personalmente. Allo stesso tempo però uno ha difficoltà a capire bene che cosa significhi a caso e figurarsi poter dominare quindi un fenomeno umano. Ora, tanto per dare solo un'idea di un'interpretazione di aleatorietà, immaginate di voler veramente provare ad addomesticare il lancio di una monetina. Shannon ci ha provato, ci hanno provato anche tanti, sono tanti articoli, tanti studi su quello che significa, se questo è un fenomeno che si può controllare, se possiamo imparare a far uscire sempre testa. Basta andate su YouTube e troverete migliaia di persone che vi promettono metodi per far uscire sempre testa o sempre croce. Ora, il problema è banale in un qualche senso, perché la monetina gira veramente velocemente e quindi non è a misura d'uomo, quindi non è in qualche senso rapportata alla scala umana della percezione e non possiamo imparare ad allenarci a vederla. Questa è una questione pratica. Il suo modo, peraltro, è anche sensibilissimo alla spinta iniziale. Shannon stesso fece degli esempi costruendo una macchina che la lanciasse sempre con la stessa spinta. Difficile a farsi, ma possibile. Noi non possiamo imparare con la nostra mano a regolare intensità in questa maniera. Ora, quindi, abbiamo in qualche senso un fenomeno che possiamo sperimentare, ma che non riusciamo a controllare. E quindi crea disagio non solo per i fisici o i matematici che possono interessarsi. Ora, un'idea è un'idea molto semplice. Un'idea, abbiamo delle telecamere che possono andare a 1000 frame al secondo e osservare veramente la moneta mentre fa flipping, mentre gira su se stessa su un asse. Ora, chiaro che ora, questo qui ci aiuta poco, diciamo, vederlo e basta, ma se qualcuno di noi dovesse giocare a testo croce con i tempi e una telecamera di questo tipo, comincerebbe a trovare conveniente avere un simile aggeggio, perché chiaramente potrebbe provare a indovinare veramente cosa sta uscendo, potrebbe provare a, in certo senso, a indovinare anche un attimino prima se sta per uscire una faccia o un'altra. Quindi un fenomeno che avremmo dato come un po' l'emblema dell'aleatorietà controllata non ci appare più tanto casuale, cioè un po' a caso, un po' caotico, che sono parole molto diverse, ma un po' incontrollabile, ma il fatto di averlo addomesticato un po' chiaramente ci cambia molto. Ora però noi abbiamo un occhio bionico qui, un occhio che non possiamo avere, abbiamo 1000 frame al secondo, mentre invece normalmente purtroppo no. Quindi
siamo un po', almeno personalmente provo un certo disagio, perché aleatorio io lo chiamavo il fenomeno, non chi lo osserva. Mentre ora sembra che non sia la monetina ad essere un fenomeno a caso. Sembra che chi ha un occhio bionico non lo trova tanto a caso, mentre un comune osservatore lo trova a caso. Quindi non è tanto strano, diciamo, che qualcuno pensi, va bene, allora sai che facciamo? Compriamo qualche computer, qualche chilo di ferro, compriamo tanta strumentazione, perché quelle quotazioni che sembrano muoversi velocemente, sembrano dare percezione di aleatorietà, proprio come una monetina, un gioco collettivo, magari viste a rallentatore, in realtà non sono così. Quindi non le possiamo dichiarare a caso, perché a caso è un aggettivo dell'osservatore, non un aggettivo del fenomeno. Ora, in particolare qui ci serve delle analitiche in tempo reale, ci serve un microscopio temporale che giri la nostra matematica e le nostre intuizioni alla velocità corretta. E un po' cerchiamo di distinguere quello che è forse aleatorio, disordinato, quello che è caotico, troppo sensibile alle condizioni iniziali, quello che è complesso, che è una figura ancora diversa. Ora, cosa somigliano queste analitiche per l'osservatore umano? L'osservatore umano, come è sempre, diciamo, un po' un punto della parola informazione, ha bisogno di qualcosa che parli nella sua scala dei tempi e nella sua scala visuale. Quindi avere un'analitica di questo tipo non significa imbrigliare un fenomeno casuale, significa che il fenomeno ora qui non ci appare più del tutto a caso se può essere imbrigliato in maniera visuale. Ora, qui vi ricordo, giusto perché ha senso parlare di giochi individuali, ci hanno raccontato che Shannon ne ha fatti vari, linguistici, ma anche collettivi. Un gioco collettivo è pur sempre un gioco umano. Il mercato finanziario è un gioco collettivo. Ci sarebbe da dubitare che l'informazione, in un qualche senso, di un gioco collettivo sia più predicibile, meno sorprendente, non so. Chiaramente qui succede una questione che, diciamo, forse un fisico di meccanica quantistica può essere più abituato ad osservare. Noi siamo abituati ad osservare le stelle, il tempo, ma non possiamo farci nulla. Qui c'è una questione strana. Se la maggioranza pensa che pioverà, qui piove. Se la maggioranza pensa che farà bel tempo, fa bel tempo. Perché è un gioco collettivo. Quello che legge la maggioranza agisce. È uno strano sistema, in cui un sistema macroscopico che sembra essere piccolo. C'è però, in questo piccolo discorso sull'aleatorietà, una complicazione che è esattamente analoga alla sorpresa di cui le varie persone che sono intervenute qui hanno un po' menzionato. Sul mercato arriva informazione. Vedete lì, c'è continuamente qualcosa che succede, qualcosa di più o meno importante, qualcosa che viene riportato. Questa informazione, nel momento in cui viene tracciata, ero lì in ufficio alle 7:30, giusto per finire questa presentazione, arriva e a un certo punto gli esseri umani ne sono sorpresi oppure no. Allora, certo, come si capisce se ne sono sorpresi oppure no? Non, il punto è che agiscono. Se qualcuno è sorpreso, agisce. E ci possono essere proprio delle sorprese. E una sorpresa e la quantità di informazione, in qualche senso, rilevabile in questo gioco collettivo, la si rivede quando c'è una reazione. Questo è il 15 gennaio dell'anno scorso, quando qualcuno dalla banca svizzera ha detto che toglieva un cap sull'euro, adesso interessa nulla quello che è successo, ha dato una notizia di rilevanza per il cambio euro-franco-svizzero. Questa notizia poteva non essere un'informazione, potrebbe essere un dato che tutti già sapevano. Come facciamo a sapere se lo sapevano o non lo sapevano? È quello che è successo. Vedete che in un attimo, in 5-10 minuti, un quarto d'ora, il cambio, cioè l'exchange rate che regola la parità tra la moneta
Svizzera, il franco e la moneta europea, l'euro, ha subito un enorme svarione. Ora, avere praticità di misurare... In un qualche senso, non necessariamente in termini di ampiezza, però quello che le dice è essenzialmente quello che si pensa. Nel gioco collettivo la quantità di sorpresa è rilevabile dagli effetti di equilibrio nel gioco stesso. Questo effetto di equilibrio in qualche senso si vede nel grafico, in cui prima c'è un certo valore di equilibrio e dopo la notizia ce n'è un altro. Qui è proprio il punto, diciamo, ma è un punto, diciamo, che ha bisogno di tanta elaborazione. L'informazione è qualcosa che l'essere umano assorbe e nel gioco collettivo la possiamo vedere assorbita da differenti livelli a cui, ad esempio, il cambio è stato esposto. Qui mi sono magari do un'idea di quello che significa essere al volante, diciamo, di questa situazione, e di immaginare di essere lì a un certo punto la mattina e di vedere come il mercato riceve un'informazione e si comporta in una sorpresa. A un certo punto arriverà la notizia, ma è arrivata? Perché vediamo che sta succedendo qualcosa di imbarazzante. Ora, al volante, voi chi vorreste? Vorreste una persona o vorreste una macchina con un occhio bionico come quello che vi menzionavo, a rilevare che c'è qualche problema a saper guidare? In un qualche senso questo non è dissimile da quello che potreste essere abituati ad avere noi tutti sui freni di una macchina. Appena frenate, vorrete anche che qualcosa nella scala temporale dei millisecondi controlli le ruote, la loro stabilità e l'azione di quello che deve accadere. Quindi questo... Lascio un attimo il mercato che si riprende, così che insomma non tutti pensano necessariamente di aver perso tutto in questo istante. I computer tra loro stanno contendendosi e decidendo, ma quello che sta succedendo è che nel gioco informativo l'elemento di informazione arriva qualche volta esplicitamente come una sorpresa. Il thread comunque di questo breve intervento sull'aleatorietà è un po' questo, che abbiamo percezioni, anche i mercati finanziari, questo è solo un esempio, di qualcosa che non sono a misura umana, perché sono veloci, apparentemente caotici, complessi, qualcosa che dichiareremo aleatorio in qualche senso, semplicemente perché sembrano andare troppo di fretta. Ora, dirlo è effettivamente qualche volta un'affermazione affrettata. Perché caso e aleatorietà sono cose molto particolari, molto lontane dalle nostre immaginazioni, molto inumane. Tanto inumane che Shannon dubita e ci invita a dubitare che, in particolare se si tratta di eventi umani, di giochi collettivi, si possa parlare mai propriamente di aleatorietà. Ecco qui. Grazie a Marcello Paris e adesso la parola al professor Stefano Marmi. Abbiamo appena visto quanto può essere difficile per un essere umano governare l'aleatorietà, laddove ogni giorno vengono scambiati, se non sbaglio,
decine di miliardi o centinaia di miliardi di euro, perché il mercato delle valute è in realtà il mercato più importante che esiste, e la quantità di transazioni che avviene lì è incommensurabile, diciamo. Ce ne sono speculative, ce ne sono dovute alla necessità di coprirsi, di fare investimenti, insomma c'è una quantità di attori straordinaria che agisce lì. Il titolo del mio intervento è ispirato a un libro che io trovo meraviglioso, che ha la sfortuna di non essere mai stato tradotto in italiano, almeno che io sappia. È un libro scritto da William Poundstone, si chiama The Fortune Formula, che racconta esattamente in qualche maniera l'intreccio che porta dalla dalla nascita della teoria dell'informazione, dai lavori di Shannon, eccetera, alla costruzione di una parte della moderna industria finanziaria, e di come tutto questo sia da leggersi anche in un contesto ludico per certi aspetti, come quello del gioco, in particolare della scommessa e del gioco probabilistico. Ora, se questo mi va avanti, che però forse sbaglio, però, che devo fare? Ah, ottimo. Allora, mi rimandi in presentazione. Allora, qui ci torniamo. E poi vorrei sapere qua. Solo questo. Con questo vado avanti. Ok, vai. Allora, la scommessa, lasciando stare i riferimenti filosofici, ma fermandoci un attimo agli aspetti più pratici, è una scommessa che raramente è equa, no? Di solito si dice che in una scommessa c'è sempre un furbo e un fesso. I giocatori di poker dicono: se ti siedi al tavolo di poker e non sai chi è il pollo, vuol dire che il pollo sei tu. E probabilmente è da tenere presente, ci dimentichiamo troppo spesso di questa cosa. Nell'ambito tradizionale del gergo, che magari non viene diffuso, o comunque un'immagine tradizionale, in finanza il parco degli investitori diciamo privati, normali, di noi, siamo considerati il parco boy. Si sa che i boy raramente fanno una fine gloriosa. Quindi, lasciando stare questi aspetti, però nella scommessa c'è un aspetto matematico, e c'è l'aspetto matematico di cercare di affidare un valore alla nozione della scommessa, cercare di dire quando è che vale la pena di scommettere e quando è che invece è meglio evitare di scommettere. E in particolare c'è una nozione di equità. L'equità sarebbe che i due giocatori possono giocare per il puro piacere di giocare all'infinito, senza che uno abbia un vantaggio sull'altro. In finanza questo aspetto ha un parallelo, che è l'idea dell'efficienza dei mercati, in qualche senso. Comunque, in una scommessa finanziaria o in una scommessa di gioco, il gioco è equo quando, ripetutamente giocando, i due giocatori non hanno vantaggio l'uno sull'altro. Questo aspetto è un aspetto che ha dentro qualche elemento matematico, i governi lo sanno bene, perché le lotterie sono tutti giochi iniqui, sono forme di tassazione spontanea alla quale noi ci assoggettiamo. La ragione per cui noi compriamo i biglietti delle lotterie è perché vogliamo alimentare i nostri sogni e siamo disposti a fare un pessimo investimento finanziario pur di poter sognare qualcosa. Per esempio, quando aumenta il jackpot al Superenalotto, aumentano le scommesse, le persone giocano, perché così sognano, con quel bigliettino in mano, come sarebbe la loro vita se fossero seduti su decine o centinaia di milioni di euro, cosa che altrimenti è impossibile per loro anche solo concepire. L'anno record per il Superenalotto, secondo Wikipedia, è stato il 2009, con una raccolta di più di 3 miliardi di euro. Per ogni euro giocato, soltanto circa 34-35 centesimi vengono restituiti al montepremi. Il resto è in parte il costo di gestione della lotteria e in parte, più della metà, credo, o circa la metà, tasse, come al solito. E ci sono però, talvolta, delle scommesse vantaggiose. Se noi pensiamo a teste o croce, in cui per ogni euro che io scommetto, se esce testa mi viene dato l'euro che ho scommesso più un altro euro, e se esce croce perdo l'euro che ho scommesso, questa è una scommessa equa, cioè posso giocare con Fabrizio all'infinito questo gioco e io né Fabrizio avremo vantaggio. Se però per una qualche strana ragione succede che a testa o croce, quando vinco, per ogni euro che ho scommesso me ne vengono restituiti il mio euro più due, e quando perdo invece mi viene trattenuto il mio euro, allora la situazione cambia.
La situazione cambia perché in questo caso ho il 50% di probabilità di vincere 2 euro, 50% di probabilità di perdere 1 euro, e vi rendete conto che in media, se io continuo a giocare questo gioco con un altro, io dovrei all'incirca ogni volta che gioco estrarre dal mio partner 50 centesimi. Quindi diciamo, vado avanti e comincio a guadagnare. Quindi la domanda è: cosa faccio di fronte a questa situazione? E la prima reazione molto umana è quella di dire: mi faccio guidare dall'avidità. C'è un paradigma generale, ben noto, sull'avidità, che è Michael Douglas nel film Wall Street, che è un film di 30 anni fa, in cui fa un discorso che ora vi posso far sentire molto velocemente, famosissimo, che è una specie di laudatio della avidità in tutti i suoi aspetti. Eccolo qua. Io non sono un affossatore di compagnie, ne sono piuttosto un liberatore. Il punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità, e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Teltelkarta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Ora, questo discorso è un discorso dell'87, senza fare riferimenti, sembra che sia ancora molto di moda, se uno segue la cronaca delle... Vabbè, lasciamo stare. Insomma, comunque, ci sono tanti cose. Lo stesso personaggio nella riedizione, del film alcuni anni dopo fa questo discorso un po' diverso. Questa è la versione post-crisi finanziaria. È un po' invecchiato. Succede. Si rivolge ai giovani. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Va bene, poi va avanti a spiegare la crisi finanziaria. Vi incoraggio ad andare a vedere la cosa su YouTube, queste piccole spezzoni sono presi da lì, perché in realtà la spiega piuttosto bene, cioè nel senso c'è una spiegazione molto sintetica ma molto efficace dei meccanismi che hanno portato, attraverso i tassi di interesse bassi negli Stati Uniti, a una serie di avvenimenti un po' a cascata, che è un po' lo scenario tradizionale che viene offerto per spiegare la crisi finanziaria del 2008. Allora, la prima cosa: mi faccio guidare dall'avidità. Se mi faccio guidare dall'avidità, di fronte alla scommessa vantaggiosa, la tentazione è quella di fare come i giocatori di poker, andare all-in, cioè di dire: ogni volta io scommetto tutto il mio capitale disponibile. Quindi, diciamo, la scommessa è vantaggiosa, voglio avere il massimo possibile di profitto dalla situazione. In effetti, questo può funzionare, ma richiede di essere straordinariamente fortunati. Perché se ci pensate, qual è il problema della scommessa? Il problema della scommessa è quello che quando voi perdete tutto quello che avete scommesso. Quindi, e questo avviene in questo gioco da cui siamo partiti, testo croce, con la probabilità del 50%. Quindi se voi ogni volta che vi si presenta la possibilità di scommettere, scommettete tutto, è vero che se vincete in questo modo guadagnate molto velocemente il vostro capitale raddoppiandolo ogni volta. Però è anche vero che questo avviene solo con una probabilità la prima volta del 50%, vincere due volte consecutive la probabilità sarà del 25%, se vincere tre volte consecutive la probabilità sarà del 12%, quattro volte il 6%, così andando. Quindi, in altre parole, prima o poi, in questo modo, andate a sbattere contro un muro. È il muro in cui voi non vincete e perdete tutto. Allora la seconda possibilità che si può fare è quella di dire: va bene, basta, ci rinuncio, il caso è ingovernabile, io non sono disposto, mi viene mal di testa,
le cose non si capiscono, gli istinti mi portano alla rovina, mi affido a un oracolo. Ora qui avevo pensato, ma non voglio abusare della vostra pazienza, di farvi vedere, questo è un oracolo che era famoso alcuni anni fa, è il Paul Popol, diventò un tale personaggio che Google gli dedicò la copertina, diciamo, che addirittura è animata. Forse vi posso forse solo far vedere questo, anziché farvi vedere Fantozzi che va al casino. Vabbè, no, vi faccio vedere Fantozzi che va al casino. No. Il Duca Conte, come tutti posseduti dal demone del gioco, era preda di superstizioni e scaramantici rituali. Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Oui, oui, qua, la fortuna viene qua. Ah, oui, oui, la fortuna non va lì. Naturalmente il signore non è molto contento. C'è una parte successiva in questa cosa che forse voi, che ha visto il film, si ricorda, che diventa rapidamente abbastanza imbarazzante. Non ci gioca. Ma insomma, anche qui non voglio farla tanto lunga. Prego, Duca, signor Duca. Comunque, insomma, si segga. Scusi, signor Duca Conte, ma veramente non ci sarebbe la sedia. Si segga lo stesso. Lo stesso. Ecco, fatto. E mi tocchi il sedere. Scusi, ma come... ecco come faccio, perché... insigni una mano sotto, insomma, s'arrangi. Ah, ecco. Vabbè, insomma, diciamo, siamo agli oracoli, siamo alla superstizione, siamo alla scaramanzia, ma questo è un posto serio, lasciamo stare. Il problema, comunque, anche volendo essere molto pragmatici, è che di solito non funziona. Cioè, persino il Paul Popol ha sbagliato qualcuna delle sue previsioni, per cui, diciamo, anche l'approccio così oracolare ha dei limiti. Poi uno può dire, mi affido a un gestore professionista. Allora, chiedendo per favore agli esperti di finanza matematica, ce ne sono alcuni in sala, di non intervenire, vi chiedo, per alzata di mano, di dirmi a chi voi affidereste i vostri soldi. Allora, se al signore di destra, possiamo mettere lo schermo intero, se al signore di destra o al signore di sinistra. Ok? Allora, per favore, chi vuole dare i propri soldi al signore di destra? 3? 3. Chi li vuole dare al signore di sinistra? 4? 5? Va bene. Allora, io ho contato 3 per la destra e 5 per la sinistra, il che mi fa dire intanto che quasi tutti gli altri sono grandi esperti di finanza matematica, quindi forse smetto di parlare perché mi sembra che sto veramente facendo morire di noia le persone. E dopo aver osservato questo, aggiungo che il 5 contro 3 mi sembra una ragionevole aspettativa nel caso di 50-50, di 50% contro 50%. Il punto è che sono due scenari completamente diversi, perché questi due sconosciuti in Italia sono due persone arcinote nel mondo anglosassone. A sinistra c'è Warren Buffett, che è chiamato l'oracolo di Omaha, ed è il terzo uomo più ricco del mondo, ed è un signore che ha costruito la sua fortuna comprando e quasi mai vendendo titoli azionari. Diciamo, scegliendo in maniera straordinariamente lungimirante come fare i suoi investimenti. A destra invece c'è un signore che si chiama Bernie Madoff. Bernie Madoff è stato per molto tempo la superstar del mondo dei cosiddetti fondi hedge. Era un signore che riusciva nella seguente operazione. Sostanzialmente ogni mese lui dava un interesse di circa 0,5-0,7% al mese ai suoi investitori, qualche volta anche l'uno. Praticamente mai un mese negativo. E questo per decenni. Peccato che è un imbroglio. A un certo punto l'hanno messo in manette e metà della gente che aveva investito con lui ha perso tutto. Quindi il problema è che di gestori che si presentano così, giacca e cravatta più o meno sorridenti, più o meno ammiccanti, il mondo è pieno, e gli strumenti a volte per discernere, visto che molte delle nostre scelte sono fatte in una maniera, anche se noi non vogliamo ammettere, non molto diversa da quella che abbiamo appena fatto, cioè boh, mi piace quello di destra, mi piace quello di sinistra, quello di destra c'è una cravatta che mi piace di più di quella di sinistra perché non mi piace quella fantasia di Boff, insomma, cose così. Sono spesso, facciamo scelte così senza rendercene conto, quindi anche questo non funziona tanto. La strada, naturalmente, che io invece raccomando, perché sono in forte conflitto di interessi alla fine di ogni mese, è quella di usare la matematica. E
Questa mia presentazione ha anche lo scopo di introdurre il film di questa sera, perché questa sera vedremo questo film, 21, che è anche uno dei nomi del blackjack, che è una versione un po' americana di 7 e mezzo, insomma, cioè il gioco forse più nostrale, e è una storia che in realtà si basa su un altro bellissimo, ma meno noto e comunque certamente meno divertente libro che si chiama Beat the Dealer, che fu scritto da questo signore a sinistra che si chiama Ed Thorpe, che in realtà è un collega vivente, un matematico, che è stato per anni, credo, professore, se non sbaglio, in UCLA, e comunque in California, di matematica, che aveva, credo, anche lui studiato all'MIT, e che è stato il primo investitore che usava la matematica, quindi diciamo quantitativo, di grandissimo successo. È un signore che, utilizzando idee che venivano dalla matematica, ha effettivamente costruito una importante fortuna finanziaria. E Thorpe, con questo libro Beat the Dealer, spiegò come al gioco del blackjack ci potesse essere un vantaggio nei confronti del banco, perché vedete, quello che succede in questo gioco è che le carte hanno dei punteggi, ma il punto fondamentale è che al casino viene giocato mettendo insieme, che ne so, 4 o 5 mazzi di carte, vengono distribuite le carte, ma le carte che sono state usate non vengono reimmesse nel mazzo per un po'. Quindi se voi tenete a memoria tutte le carte che escono, visto che le carte sono scoperte, in realtà potete lentamente rendervi conto che se ci sono 3 mazzi di carte, ciascun mazzo di carte ha 4 assi, quindi in tutto ci sono 12 assi disponibili, dopo il primo giro sono usciti incredibilmente 6 assi, al giro successivo ne sono rimasti solo 6, quindi la probabilità di vederlo, supponete che fossero uscite 10 carte, 20 carte, ce ne sono già 6 assi, quindi una percentuale altissima, sarà molto più bassa. E così andando, quindi ci sono possibilità di adattare la stima delle probabilità che uno vede delle carte che vengono distribuite semplicemente osservando e facendo attenzione. È un gioco anche qui un po' nello spirito di quello che raccontava Marcello, perché naturalmente dovete osservare, semplicemente si svolge a una velocità che è un po' più umana, perché tutti i giocatori seduti al tavolo del blackjack vedono una carta e devono dire cosa vogliono fare, quindi dovete avere una forte capacità di concentrazione, avere metodi mnemonici per sintetizzare le cose e ve la potete cavare. Ed è esattamente quello che succede in questo film. Kevin Spacey, che peraltro gli assomiglia, è l'attore che in qualche maniera nel film interpreta il ruolo di Thorpe, e la situazione che si presenta è questa. Il professore sceglie 6 degli studenti più brillanti dell'MIT. No, mi sembra una cosa molto complicata. Potremmo fare la stessa cosa più alla scuola. Sono Sierra Summers. E poi vanno a Las Vegas. Noi potremmo andare più modestamente a Venezia. E vedo già qualcuno che conosce Venezia che si comincia a esaltare. E fare questo giochetto. Quindi questi ragazzi che vedete si stanno sedendo ai tavoli sono studenti del corso ordinario del dottorato, dell'MIT, sono stati selezionati per fare questo. Ora lo vedete. 10.000. Cambio 10.000. È dolce, troppo dolce. Dolce. L'idea del perché fa più il 15, meno che c'è un metodo, una strategia che hanno concordato per avere un modo più furbo di calcolare le probabilità nel gioco. Il film è piuttosto divertente, naturalmente c'è anche un aspetto oscuro in questa cosa, perché chi gestisce il casino non ama che qualcuno abbia un vantaggio su di lui. Cioè, quello che succede è che se voi gestite un casinò, voi siete d'accordo, siete contenti che qualcuno di tanto in tanto vinca, perché se non vince mai nessuno, chiudete bottega. Ma il punto è che questo deve essere un puro frutto del caso, perché voi sapete che il caso lavora al vostro favore.
Quindi il fatto che ci sia un vincitore deve essere solo perché per ogni vincitore ci sono 100 che avete spiumato. E quindi a questo punto non è un grande problema se uno se ne esce un pochettino più ricco di come era entrato. Anzi, vi fa pubblicità. Anche perché quello spenderà, spanderà e racconterà la sua fortuna, mentre gli altri se ne andranno con la coda tra le gambe. Quindi, in sostanza, il film racconta questa storia e racconta un pochettino come sono andate le cose. Allora, molto velocemente mi avvio alla conclusione, non voglio fare una cosa tanto lunga, l'ho già fatta un po' troppo lunga. Dobbiamo imparare a vivere col rischio e l'incertezza e il punto che nasce dalla teoria dell'informazione e che fornisce un vantaggio in qualche caso agli scommettitori per poter, diciamo che fornisce uno strumento matematico per poter gestire il vantaggio che possono avere a volte gli scommettitori, cioè per poter gestire la situazione di una scommessa vantaggiosa, è nato esattamente da un'interpretazione del concetto di entropia, in particolare del concetto di informazione mutua, che ha fatto un fisico americano che si chiama Kelly, pochissimo tempo dopo, alcuni 2 o 3 anni dopo la pubblicazione dell'articolo di Shannon. E in sostanza, quindi l'articolo di Shannon è del 1948, l'articolo di Kelly è del 1956, e quello che succede, peraltro l'articolo di Kelly, New Interpretation of Information Rate, aveva avuto un primo titolo che non era questo, faceva un riferimento esplicito alle scommesse e addirittura anche alla possibilità di gestire, diciamo, informazioni riservate nelle scommesse, ma la Bell fece di tutto per impedire questo titolo, perché la storia che racconta il libro di Poundstone sottolinea come uno dei primi usi illeciti del telegrafo fosse proprio quello di aggiornare degli scommettatori che avevano avuto l'abbonamento su quello che era successo nelle corse di cavalli in California prima che lo sapesse il bookmaker. Cioè, in altre parole, quello che oggi in finanza avrebbe chiamato front running, in qualche maniera. Cioè, in altre parole, si cercava, veniva utilizzato il telegrafo per poter... Voi potevate scommettere a New York sulle corse di Los Angeles, questo già nel 1900. Il problema è che come fa a sapere a New York il bookmaker quello che sta succedendo a Los Angeles, per esempio, se un cavallo non si è presentato alla partenza, per esempio. E cose di questo tipo. Quindi il libro svela anche questi aspetti che sono piuttosto divertenti. Quello che succede è che l'idea non è quella di andare all in tutto il tempo, non è quella di essere avidi, non è quella di, certamente non di seguire l'oracolo, certamente non quello di scegliere un gestore a caso, ma di cercare di sfruttare il vantaggio in modo intelligente con questa idea retrostante. In ogni situazione la probabilità non è nota. Non è nota al bookmaker, non è nota allo scommettitore, cioè diciamo è un oggetto, un costrutto matematico che noi facciamo, ma che non si presenta spontaneamente in natura. Quindi c'è un'ipotesi di lavoro che ci sia una probabilità che governa il comportamento di questa scommessa che facciamo, e poi c'è una competizione tra i vari scommettitori, e quello che indovina le probabilità migliori è quello che può vincere. E in qualche misura, se il gioco è a 2, vince quello che ha la stima migliore delle probabilità degli eventi che vogliamo comprendere, quindi su cui vogliamo scommettere, e il vantaggio preciso che ha uno scommettitore su un altro nasce esattamente da questo fatto e si può quantificare in termini della vicinanza migliore delle sue stime rispetto a quelle della sua controparte. Il criterio è quello di dire vantaggio su quota, e vantaggio su quota vuol dire solo che voi col vantaggio indicate quanto in media ritenete di guadagnare, e con la quota invece è esattamente quella che vi viene data dal bookmaker. Cioè, in altre parole, se noi torniamo all'esempio da cui sono partito della moneta in cui saltiamo i cavalli, della moneta in cui... ho cancellato una formula, chiedo scusa, nell'esempio che avevo fatto della moneta in cui testa o croce sono equiprobabili, però la vittoria col testa viene premiata con 2 euro, mentre il croce costa solo 1 euro, in questo caso il vantaggio sarebbe, come dicevo prima, di 50 centesimi, mentre la quota è semplicemente 1, perché viene dato alla pari, e quindi viene data 2 la vittoria, perché viene pagata 2 per ogni euro scommesso, e quindi verrebbe fuori che dovreste scommettere circa un quarto del vostro capitale. Volendo
concludere ricollegandomi alla finanza, e volevo semplicemente fare un esempio un pochettino più vicino al mondo reale. E immaginate, per esempio, un esempio che è abbastanza vicino a quello che succedeva al momento della crisi finanziaria, nell'ottobre del 2008. Allora, questo è estremizzato rispetto allora, però ha lo scopo di veicolare un attimo, di rendere più semplice la comprensione dell'idea. Allora, supponete di trovarvi nella situazione in cui voi svegliate un mercato completamente isterico, in cui l'azione che voi avete comprato ogni giorno o raddoppia o si dimezza. Tipo le banche italiane in febbraio. E quello che succede è che, e questo avviene con circa la stessa probabilità, ok? 50%, 50%. Allora, quello che succede è che la scommessa è vantaggiosa, perché voi avete il 50% di probabilità di guadagnare il 100% e avete il 50% di probabilità di perdere il 50%. Quindi in media dovreste guadagnare il 25%. Sarebbe essere una cosa estremamente promettente. Allora, vediamo cosa succede se voi avete due atteggiamenti diversi. L'atteggiamento del cassettista, che è quello che compra il titolo e poi ci si addormenta dicendo tanto io guadagno in media il 25% e sto in pace, e invece l'atteggiamento di chi prova a seguire le idee di Shannon, che suggeriscono in questo caso non di investire tutto, ma di investire solo una frazione, e precisamente un valore ben preciso della frazione, del capitale che avete a disposizione. E vediamo cosa succede. Allora, immaginiamo di partire con 100 euro e facciamo uno scenario molto semplice in cui il primo giorno io dimezzo e il secondo giorno raddoppio. Cioè, il primo giorno perdo e il secondo giorno guadagno. Allora, se io ho investito tutto il mio capitale, 100 euro, dopo il primo giorno sono sceso a 50. Non faccio niente, mi tengo la mia azione, aspetto un altro giorno, raddoppio e sono tornato esattamente a 100. Quindi, diciamo, con questo ciclo perdere e vincere sono tornato da dove ero partito, non ho guadagnato nulla. Se invece provo ad adattare le idee che ho provato a spiegare, l'idea è di investire una frazione. Allora, vedete, qui la quota è la stessa, perché le probabilità sono le stesse, mentre la frazione quant'è? 100% meno 50% è 50% del capitale. 100% che si vince con probabilità un mezzo, 50% che si perde con probabilità un mezzo, la frazione suggerita, il vantaggio, è del 50%. Quindi io il primo giorno non compro tutto, ma dico bene, ho 100 euro, 50 li tengo nel cassetto e 50 compro l'azione. Perdo 25 euro perché è il giorno sbagliato e mi ritrovo con 75 euro. Secondo giorno ho 75 euro, sono scontento, no? Ho perso 25 euro. Però di nuovo non mi faccio guidare dall'avidità e dico 37 euro e mezzo li metto nel cassetto e 37 euro e mezzo li investo nella mia azione, che quel giorno ha il buon gusto invece di premiarmi raddoppiando e trasforma i miei 37 euro e mezzo in 75. Li sommo i 37 euro e mezzo che ho nel cassetto e mi ritrovo non più a 100, ma a 112 e mezzo. Cioè, in altre parole, comincio a sfruttare un po' la scommessa vantaggiosa. È un esempio estremamente semplice. Di questo tipo di ragionamenti, questi tipi di ragionamenti in realtà sono estremamente complessi da fare, ma sono un pochettino esattamente quelli che governano, in qualunque ottica voi vi mettiate, sia il comportamento di chi ha un occhio accelerato sui mercati, come quello che ci faceva vedere Fabrizio, sia forse in qualche caso dovrebbero governare anche i nostri comportamenti e soprattutto io auguro che governino, spero che governeranno i comportamenti della generazione dei tre niente. Perché intanto spero che non siano quelli dei tre niente, e poi perché è sicuro effettivamente che un passato che noi abbiamo avuto di stato sociale difficilmente si potrà ripetere nella stessa misura per chi adesso si affaccia al lavoro a 20 anni o 30 anni, e credo che questo genere di considerazioni non siano più considerazioni che devono essere considerate come esotiche, ma dovranno essere integrate nella quotidianità della vita di tutti. Grazie. Ok, grazie al professor Marmi. Adesso c'è l'ultimo speaker che in realtà parlerà da il professor Andrea Ferrara, che parlerà da Santa Barbara. E quindi grazie appunto alla rivoluzione digitale di Shannon possiamo fare questo collegamento. Allora.
magari la giro. Mi senti? Sì, sì, ti sentiamo. Forse non c'è il video, buonasera a tutti, intanto stiamo tentando di risolvere il problema del video. No, adesso c'è. Bene, allora possiamo iniziare. Buonasera a tutti, allora siamo qui a celebrare il secolo della nascita di Shannon e quindi parliamo di comunicazione. Parliamo anche di comunicazione di un tipo diverso di quella... rispetto a quella a cui abbiamo parlato fino ad ora, parliamo di comunicazione extraterrestre, cioè ci chiediamo, in altre parole, se c'è qualcuno là fuori con cui possiamo comunicare. Ora, questa domanda penso che sia venuta a ciascuno di noi che abbia guardato una notte il cielo stellato e si sia chiesto, ma ci sarà davvero qualcuno su qualche altro pianeta, qualche altra forma vivente con cui possiamo interagire. E questa domanda è diventata molto più pressante negli ultimissimi anni, dato che grazie a un satellite, un telescopio, un satellite in orbita che si chiama Kepler, abbiamo trovato negli ultimi 5 anni qualcosa come 2000 pianeti nuovi, 2000 pianeti extraterrestri che appunto sono, fanno parte di sistemi solari diversi dal nostro. Quindi è normale che ci chiediamo se questi pianeti sono abitati, se possono ospitare della vita, e dato il grande numero di pianeti che ci aspettiamo, parliamo di miliardi, addirittura di centinaia di miliardi di pianeti, la probabilità stessa, e quindi torniamo sempre a Shannon, ci dice che in qualche modo la possibilità che esistano forme viventi su altri pianeti esiste. Quindi se andiamo avanti con la seconda slide, vediamo che questa domanda si era già posta molti anni fa a un nostro esime collega della scuola normale, il professore Enrico Fermi, che appunto si chiese una domanda molto insidiosa, la chiese anche ai suoi colleghi, disse: ma se l'universo è pieno di sofisticate civilizzazioni, come pensiamo? Perché ci sentiamo così soli? Cioè, perché ancora non si è manifestato nessuno? Questa domanda ha assunto un valore così importante che è stato dato un appunto di paradosso di Fermi. Cioè è un paradosso che noi pensiamo e crediamo che esistano così tanti pianeti e dunque potenzialmente così tante civiltà avanzate, che è molto strano il fatto che ancora nessuno si sia manifestato a noi. Ora, il paradosso di Fermi molte persone, molti scienziati si sono un po' esercitati a cercare di dare una loro particolare risposta al paradosso di Fermi, e se ne contano decine, oggi non è proprio, non c'è il tempo materiale per considerarle tutte, ma mi soffermo soltanto su una che è illustrata nella prossima slide, che è un po' provocatoria. Ed è stata avanzata da un famoso fisico statunitense che si chiama Michio Kaku, che in qualche modo ha fatto il seguente ragionamento: può darsi che tutte queste civiltà extraterrestri che sono così avanzate e però non ci parlano, non siano semplicemente interessati a noi. Cioè lui Michio Kaku dice: beh, è più o meno come se noi fossimo interessati a parlare con una colonia di formiche. Noi non siamo molto interessati a parlare con queste civiltà, quelle delle formiche, tra virgolette, che sono così poco interessanti per noi, e siamo molto più avanzati delle formiche, che così non queste civiltà extraterrestri non si trovano non hanno un vantaggio, non hanno alcun interesse a comunicare con noi, quindi ci considerano un po' degli esseri molto arretrati con cui non vale la pena di stare a perdere tempo, insomma, sostanzialmente. Questa è una delle possibilità tra le molte che sono state avanzate.
Però rimane il problema appunto della comunicazione, cioè noi come facciamo o come facciamo a metterci in contatto con le altre civiltà extraterrestri, se esse esistono, e viceversa. Però nella prossima slide, molto brevemente, illustro quello che è il metodo più usato di comunicazione extraterrestre, che noi comunque è anche terrestre ovviamente, sono le onde radio, quindi in generale le onde elettromagnetiche. Perché? Perché sono segnali che viaggiano molto velocemente, che viaggiano alla velocità della luce, che come sapete è di 300 km al secondo, e quindi ci permettono di annullare o comunque di accorciare le distanze enormi che ci separano dalle altre stelle, dagli altri pianeti. In particolare usiamo le onde radio. Cosa sono le onde radio? Beh, le onde radio sono una parte specifica dello spettro elettromagnetico che contiene vari tipi di radiazione a cui siamo più o meno familiari, e quindi possono andare dai raggi X ai raggi ultravioletti, ai raggi infrarossi e infine alle onde radio. Cos'è che distingue le onde radio dalle altre tipi di onde? Beh, tutte le onde elettromagnetiche sono classificate in base alla loro frequenza, cioè la distanza tra due picchi nelle oscillazioni che l'onda stessa fa. Ecco, per le onde radio, diciamo, le onde radio di cui parliamo hanno una lunghezza d'onda, quindi una distanza tra i due picchi delle onde di circa qualche decina di centimetri, quindi tra il centimetro e il metro, diciamo, quindi decine di centimetri. Quindi queste sono le onde radio che noi usiamo per studiare sia il cosmo in generale, ma anche la possibilità di condurre delle comunicazioni extraterrestri, oppure ci aspettiamo che se c'è una comunicazione dallo spazio, questo sia primariamente dalle onde radio. Ora, un motivo lo spiegherò tra un attimo. In aggiunta voglio dire che le onde radio sono anche interessanti perché la nostra atmosfera è perfettamente trasparente ad esse, cosa che non avviene ad esempio per i raggi ultravioletti o i raggi X. Quindi le onde radio, usiamo le onde radio per tentare di metterci in comunicazione con gli extraterrestri. Quindi nella prossima slide vediamo che cosa facciamo per cercare di capire, se possiamo andare avanti con la prossima slide, vediamo appunto come facciamo a sintonizzarci con gli extraterrestri. Beh, questo è un grafico un po' difficile, però ve lo spiego in maniera molto semplice, in realtà è facile da capire. Questo grafico che mostra sostanzialmente qual è il rumore presente nell'atmosfera, il rumore delle onde radio presente nell'atmosfera rispetto alla frequenza delle onde che noi andiamo ad usare. Quindi la frequenza è legata ovviamente alla lunghezza d'onda, all'inverso della lunghezza d'onda, in poche parole. Cosa mostra questa figura? Mostra che la nostra atmosfera è molto rumorosa. Quindi la riga quella più alta di tutte, quella verde e gialla, mostra qual è il livello di rumore nella nostra atmosfera, che è prodotto da molte cose, quindi è prodotto dalle vibrazioni delle molecole di ossigeno e di acqua che sono nell'atmosfera, oppure sono anche segnali del sole stesso emette nelle onde radio. Quindi c'è una specie di brusio nell'atmosfera che ci impedisce di ascoltare bene questo rumore. In altre parole, è come se voi cercaste di percepire un bisbiglio in una sala in cui tutti parlano e c'è del rumore di fondo che non vi permette di sentire bene. Quindi che cosa facciamo? Noi andiamo a cercare il punto, quindi la frequenza in cui questo rumore è il minore possibile. E come vedete nel quadratino, se andiamo avanti di uno scatto con la slide, vedete che questa regione speciale dove il rumore è molto basso si chiama la water hole, la buca d'acqua, che contiene buca d'acqua perché? Perché contiene i segnali che provengono dalle vibrazioni dell'atomo di idrogeno e da una molecola che si chiama OH o ossidrile, che sono i componenti dell'acqua. Quindi se la vita è legata all'acqua nell'universo, beh, allora ecco che noi andiamo a cercare una regione dove proprio queste segnali sono corrispondenti a molecole che sono parte della molecola, molecole atomi che sono parte della molecola.
E questa radiazione è una radiazione radio, come dicevo prima, che ha una lunghezza di 21 cm, quindi questo numero è molto importante perché sostanzialmente sono le onde elettromagnetiche, le onde radio emesse sostanzialmente dalle vibrazioni di atomi di idrogeno oppure di OH, che è quindi una componente fondamentale dell'acqua. Quindi noi diciamo, se dobbiamo andare a cercare qualche cosa che abbia a che fare con la vita extraterrestre, andiamo a cercare dove ci sono frequenze che indicano la presenza di acqua, va bene? Quindi la 21 cm, questa riga 21 cm è il modo con cui noi andiamo a esplorare lo spazio. E nella prossima slide vi mostro che questo non è un'idea folle, ma è un'idea in cui sono stati investiti svariati milioni di dollari, un progetto che si chiama SETI, che sta per Search for Extraterrestrial Intelligence, quindi ricerca dell'intelligenza extraterrestre, che quindi è un progetto che appunto si basa su dei radiotelescopi che sono piazzati in California, che ascoltano lo spazio per cercare di rivelare un segnale che sia di natura appunto extraterrestre intelligente. Bene, ho provato. Guardiamo la prossima slide e vediamo che questi esperimenti sono iniziati già nel 1960, quando Frank Drake, che era appunto un astrofisico che inventò e studiò una famosa equazione, si chiama l'equazione di Drake, che sostanzialmente ci dice quante civiltà extraterrestri ci aspettiamo che esistano. Quindi Frank Drake egli stesso inaugura questo progetto, il precursore diciamo di SETI, che si chiamava OSMA, usando un radiotelescopio a Green Bank nella costa est degli Stati Uniti, e comincia questo controllo dello spazio per cercare segnali intelligenti, e in maniera totalmente fortunata e casuale a un certo punto sembra che questo segnale venga trovato. Quindi ecco, il segnale che viene mostrato ora e che possiamo ascoltare è un segnale registrato nel 1977, conosciuto come il segnale WOW. È l'unico segnale extraterrestre di natura per il quale, diciamo così, non c'è altra spiegazione che possa venire da una sorgente artificiale possibilmente intelligente che abbiamo trovato fino ad ora. Il segnale dura circa un paio di minuti, però ne ascoltiamo un pezzettino perché è interessante. Questa è la registrazione originale del segnale WOW. E nella prossima slide si vede quelli che sono il segnale diciamo originale, quindi la stampa del segnale originale che venne osservato nel 1977. Vedete tutti questi numeri che probabilmente avrebbero fatto la gioia di Shannon, perché sostanzialmente è un modo di criptare il segnale che abbiamo ricevuto. E il giovane volontario Jerry Eman, che stava al telescopio a fare il suo turno di guardia, vide appunto e cerchiò in rosso questi sei numerini che indicano il segnale che avete appena sentito, e lui ci scrisse accanto WOW, che appunto in inglese appunto sa dire sorpresa, no? Ah, bellissimo. Quindi lui rimase veramente stupito dal fatto di poter aver osservato un segnale così forte. Ora, come facciamo a sapere che questo segnale è di origine extraterrestre?
Beh, allora dovete sapere che il radiotelescopio era fisso nel cielo, puntava sempre la stessa regione di cielo, quindi qualsiasi oggetto celeste a causa della rotazione della Terra si trovava a passare nel campo di vista del radiotelescopio per 12 secondi. Quindi un segnale di origine extraterrestre sicuramente passava questo tempo nel campo di vista del telescopio. Allora i sei numeri, le sei lettere e numeri che vedete quindi cerchiati, quindi 6, E, Q, U, J e 5, sono frazioni di indicano l'intensità del segnale in intervalli di tempo di 12 secondi ciascuno, che appunto fanno 72 secondi, che è il tempo in cui il segnale è stato all'interno del campo di vista del radiotelescopio. Questo dimostra univocamente che il segnale non era di origine terrestre, ma era di origine extraterrestre. E uno potrebbe dire, sì, però potrebbe essere stato qualsiasi altro corpo celeste che emetta a 21 centimetri, quindi alla lunghezza d'onda a cui il radiotelescopio stava osservando. Beh, sono stati fatti in seguito a questo, sono stati fatti molti esperimenti per riguardare la stessa parte di cielo con strumenti ancora più sofisticati, e non è mai stato ritrovato nulla, che vuol dire che è stato un segnale di origine extraterrestre che è durato per un tempo breve, come se fosse stato lanciato da qualcuno e una volta soltanto, non differentemente da una sorgente astrofisica. Questo segnale non è prolungato, non rimane a lungo nel tempo, ma è scomparso subito dopo che è stato osservato, e diversi tentativi successivi hanno fatto in modo di rendere chiaro che questo segnale doveva essere prodotto da una sorgente intermittente e quindi possibilmente legata ad un'emissione da artificiale da forse una civiltà extraterrestre. Quindi il SETI continua, come vediamo nella prossima slide. Se siete interessati potete partecipare all'analisi continua di questi dati che arrivano, dando il vostro computer personale, quando non lo usate e si accende sul vostro schermo il salva schermo, in quel momento voi potete donare il tempo del vostro computer acceso al progetto SETI. Potete scaricare a questo indirizzo che vedete il salvaschermo, che mentre voi non usate il vostro computer starà analizzando i dati raccolti dai radiotelescopi, che vengono analizzati dal vostro stesso computer. Cioè è un modo di, siccome l'analisi di questi dati è così pesante, così difficile, allora l'idea geniale del progetto SETI è stata quella di usare tutti i computer del mondo nei momenti in cui il loro utente non ne fa uso, e quindi è possibile analizzare i dati raccolti in maniera molto efficiente. Concludo dicendo che nella prossima slide mostro anche che ci sono delle critiche ovviamente a SETI, perché chiaramente il fatto che cerchiamo la vita extraterrestre prima di tutto non garantisce che essa esista davvero. È indubbio anche se ci sono le risorse sufficienti per seguire tutti i progetti che SETI vorrebbe condurre, che sarebbe necessario condurre, e poi infine non è neanche chiaro che altre civilizzazioni abbiano deciso di usare le onde radio. In fondo è anche la Terra, noi sulla Terra emettiamo molti segnali radio, ma se pensiamo al futuro, quando appunto le nostre comunicazioni si sposteranno dalle onde elettromagnetiche invece alle fibre ottiche, quindi la Terra diventerà molto più silenziosa nelle onde radio, quindi non è chiaro se una civiltà avanzata usi le onde radio per tutta la durata della sua esistenza. Tuttavia è chiaro che il progetto SETI potrebbe tanto sta raccogliendo dati molto utili, perché anche non trovare un segnale ha una sua valenza. Ed infine, appunto, nella slide che state già vedendo, volevo fare una domanda, volevo fare un ultimo questionario per riuscire a capire qual è la vostra tendenza. Io vorrei sapere se esistesse una civiltà extraterrestre, vi piacerebbe essere trovati. Quindi chi è per il sì, alzi la mano, per favore. Bene, voi siete molti. Chi è per il no? Qualcuno c'è, ma siete in minoranza. C'è anche qualcuno a cui non importa nulla?
No, questo infatti è sempre è una, siccome ho fatto altre, forse qualcuno c'è, però è bellissimo vedere che appunto non possiamo di certo essere tacciati di razzismo extraterrestre, perché ci piacerebbe se trovati, siamo comunque amichevoli e possibilmente anche curiosi di essere trovati, come qualche un signore con cui parlavo qualche giorno fa mi disse a questa domanda, disse sì, sarei molto contento se gli extraterrestri venissero a trovarci, magari ci portano anche del lavoro da fare. Concludo qui e vi auguro una buona serata e spero che possiate anche divertirvi nel resto della serata, qui io purtroppo non potrò essere presente. Grazie. Grazie Andrea Ferrara per questo collegamento e si conclude qui questo, insomma, diciamo questo evento particolare in memoria di, in onore di Shannon. Vi ricordo che dalle 7:30 fino alle 8:30 c'è un aperitivo al Cinema Arsenale e poi ci sarà la proiezione del film 21. E ringrazio il Centro Ennio De Giorgi per questa collaborazione e Unicredit per la sponsorizzazione. E se ci sono delle domande potete farle adesso. E per l'aperitivo ho messo fuori nel tavolo qua fuori la sala dei voucher, quindi chi vuole venire può prendere un bigliettino e poi presentarlo all'Arsenale. Vorrei chiedere una curiosità, ma poi quel casino ha preso provvedimenti? Secondo me la cosa migliore è che venga al cinema, così ha la risposta dettagliata sulla natura dei provvedimenti che sono stati presi dal casinò. L'assicuro che non se ne pentirà, venga al cinema. Comunque la risposta è sì, certo. No. Ok, se non ci sono domande, allora grazie ancora a tutti gli speaker e grazie a voi.